Signore e signori, bentrovati. Un saluto da Alessandro Gheo, un saluto dalla Bolaffi, nei nostri appuntamenti settimanali e la diretta di questa sera, giovedì dalle 21 alle 24, parleremo di eh, filatelia, parleremo del mondo anche inerente ai francobolli, cioè non solo specificatamente del francobollo, ma anche quelle che sono le realtà della parola scritta, come la filografia argomento decisamente interessante eh, anche se magari non molto conosciuto quindi eh, andremo a incontrare e ad affrontare il tema di alcune lettere di alcune buste affrancate certo la filografia è anche la parola scritta quindi il contenuto della lettera o addirittura le testimonianze eh, che giungono a noi prima del periodo filatelico bene tutto questo è bolaffi e molto altro ancora pensiamo anche alla numismatica e queste sono le nostre trasmissioni che ormai da diversi anni voi seguite e grazie al vostro seguito e anche alle vostre scelte che possiamo e abbiamo implementato le nostre trasmissioni. Abbiamo eh, Paolo in regia questa sera, Alberto alla telecamera, Cristina in postazione pronta al nostro centralino e auspico il nostro pubblico sempre attento alle diverse scelte. Questa sera dovremo colmare una lacuna. Perché da tempo che non ne parlavamo è eh, legata alla Regione d'Italia. Una lacuna perché? Perché vi daremo la possibilità di entrare su una base importante di collezione eh, in un colpo solo, diciamo, con una sola chiamata, eh, perché abbiamo visto che sì, chi già possiede i francobolli va a centrare magari quel mancolista, quella serie mancante, quel francobollo mancante. Ma molte volte ci dice sì, ma io vorrei capire come poter iniziare, vi daremo modo di farlo anche eh, questa sera, anzi soprattutto questa sera perché era da tempo che non, eh, non andavo più a mostrare la prima e la seconda parte del Regno. Ci sono appunto poi delle buste, parleremo di eh, importanti momenti legati al, all'evoluzione diciamo, del Regno d'Italia, ma anche al periodo più vicino. Eh, come ad esempio eh, il decennale più vicino alla seconda guerra mondiale. Eh, parleremo anche di antichi stati, quindi avremo modo di spaziare, soprattutto con il vostro aiuto, questo ve lo chiedo perché nel momento in cui andremo a vedere le cosiddette carrellate, la vostra intenzione con una telefonata 346 finale o un messaggio WhatsApp 090 finale di chiedere, di richiedere. Eh, ciò che più vi interessa e quindi sposterete un po' voi la telecamera questa sera sarete un po' i registi in remoto della direzione che dovrà prendere la nostra telecamera salutiamo Alberto che è con noi e di questo mi fa immenso immenso piacere eh, ben trovato Alberto grazie per essere con noi un saluto ovviamente a tutta la tua famiglia e allora eh, Parleremo però anche eh, di Vaticano e andremo a vedere, guardacelo qui perché non l'ho ancora tolta dalla da nostra protezione, questo è il certificato che vedete sul retro, ma eh, qui abbiamo l'importante serie, quella sovrastampata, infatti viene chiamata la provvisoria, che è considerata la serie più importante del Vaticano. Dello Stato, o meglio della Città del Vaticano, quindi dal 29 ai nostri giorni, è indiscutibilmente la serie più importante. Tra l'altro, questa sera la potremo apprezzare, la potrete apprezzare al 60%, e all'interno appunto di una grande tasca che la protegge, ma andremo poi a estrarla, vediamo un po', lo facciamo subito così, in modo che si possa apprezzare al meglio proprio la. Anche la differenza, no? vedete quando c'è la taschina e quando invece il francobolli direttamente davanti alla telecamera si apprezza decisamente di più. Lo faremo eh, successivamente. Poi, eh, attenzione anche per l'importantissimo ciclo, è un ciclo, anche se formato da quattro diversi francobolli, che è quello dedicato. Gli diamo proprio un flash. Pensate che ne vennero emessi 750, dipende dalla, dal, diciamo, da quale colonia. Un centinaio vennero affrancati su busta, quindi se ne conoscevano in questa condizione 650 per ognuna eh, di queste eh, tipologie, pochissimi, infatti siamo davanti a una rarità assoluta. Se non va in conferma questa sera eh, e abbiamo già a chi proporla. Eh, attenzione perché dico questo, perché se poi mi arrivate tardi, domani, dopodomani... O lunedì ecco eh, e non la trovate più disponibile sicuramente il, il motivo è quello perché c'è già chi potrà riceverla in, eh, come, come interesse eh, chiaramente non si tratta di una, eh, di una conferma già avvenuta quello non ci permetteremo mai di metterlo eh, di ripresentare un, un francobollo in quel, in quel genere in quella condizione ma eh, c'è eh, sappiamo se i nostri eh, funzionari sanno a chi proporla eh, quindi la vediamo in anteprima con la possibilità dedicata al nostro pubblico tra l'altro eh, è una sola chiamata e tra l'altro da tempo immemorabile che non viene presentata eh, l'ultima presentata diverso tempo fa venne confermata quindi non era più disponibile bene passiamo un attimo al rassegno in primo piano così io ricompongo un attimo il mio set eh, ricordino sempre anche la bella possibilità di andare a vedere, ecco parleremo di Lombardo Veneto, quindi le prime missioni tra virgolette italiane degli antichi stati, tra virgolette italiane perché il riferimento è nettamente portato e proiettato ai francobolli ausburgici, austro-ungarici, insomma austriaci per meglio eh, darne terminologia, che erano coloro che detenevano la sovranità, seppur contrastata, del Lombardo Veneto. C'è un po' di rifrazione, vedo, eh, su questa... Ah, benissimo, così si vede bene, ma tanto poi lo collocheremo in miglior luce ed è espresso in soldi, vedete, però una, la seconda emissione del Lombardo Veneto, seconda emissione secondo tipo, tre soldi verde con traccia di linguella, qualità al 35%. Poi andiamo un po' e facciamo una carellata, così diamo sempre notizia. Abbiamo un Gronchi rosa, abbiamo il 770 celeste, bruno e grigio sotto i 1000 euro È una qualità del 50%. Qui ne vediamo invece eh, il, la Venezia Tridentina. Aspettate la raddrizzo un attimo, così non viene. Eccoli qua, mi basta poco per poterli far vedere un po' più dritti, anche se c'è rifrazione, ma non ti preoccupare perché anche questi poi andremo a orientarli, e la Venezia Tridentina, ehm, in, quella, in questa serie che andiamo ad apprezzare, è la numero 11, l'emissione di 9 valori. Avremo poi anche Venezia Giulia, ma per quanto concerne un espresso, la Floreale, altra bella serie per i definitivi. Floreale d'Italia, questo è il sovrastampato di centesimi 15, invece il floreale sovrastampato del 1905, ne avevo fatto vedere sul catalogo eh, questa immagine martedì due giorni fa, non era però presente fisicamente il francobollo, possiamo invece proporlo, questa, proporvelo questa sera. L'importante cavallino per quanto concerne invece uno dei francobolli più importanti della Repubblica cavallino del 54 come anno di emissione molto bene e ci spostiamo ancora mi fai vedere ancora questo floreale perché siamo a quel valore che si aggiunse per necessità postali i tempi erano maturi cambiati, i prezzi anche variavano eh, gli aggiornamenti postali variavi, variarono e fu necessario eh, il, il valore da 10 lire accompagnarlo, diciamo affiancarlo a quella che eh, furono le prime, eh, le prime missioni dei floreali o la prima missione floreale avremo poi ancora il floreale del 23 con i definitivi così chiamati a cui poter accompagnare ad esempio eh, e andare a collegare questo francobollo molto bene, allora a proposito di buste Andiamo subito a dare. No, le voglio mettere in questa posizione, Alberto. Quindi mi tieni per favore il, il floreale che è sempre ben apprezzabile e ben accetto. Vi ricordo subito il prezzo perché sono eh, 320 euro con un 40% di qualità. Il numero di riferimento è il, il 10, 10 lire non poteva che essere il numero 10. Cristina, quanti ne abbiamo di questi floreali la proposta numero 10 come possibilità? Eh, beh, forse due, hai ragione, forse due. Una chiamata la prendiamo di sicuro la seconda lista d'attesa, forse due, no, certo abbiamo in mano i dati attuali precisi, ma eh, di un secondo che ne avevamo c'era già una, una scelta oggi eh, in uno dei nostri negozi. quindi esclusiva televisiva per questo 10 lire a 320. Visto che abbiamo accennato al Lombardo Veneto, voglio darvi modo di poter apprezzare due buste con Lombardo Veneto. La prima, appunto abbiamo detto, il primo luogo che accoglierà sulla scorta di quello che è il regno, che è l'Austria. Che accoglierà la, eh, la, la filatelia, il francobollo sarà proprio in Lombardo Veneto in Italia. 1850, attenzione: per la prima emissione, e quindi abbiamo una busta di 30 centesimi bruno. e una busta di 45 centesimi azzurro le mettiamo assieme eh? eh, diamo un po di spazio in modo che si possano apprezzare non sovrapposte le offriamo assieme quindi due lettere affrancate con i 45 centesimi azzurro e con il 30 centesimi bruno sono non le separiamo Attenzione, siamo su francobolli rarissimi, certamente hanno l'annullo, sono applicati alla loro busta, eh, quindi hanno questa eh, loro specifica identità, apprezzabile. La condizione di massima rarità è il francobollo non annullato, potendo non linguellato, ma eh, qui entriamo nell'abito delle buste. Quel 45 centesimi azzurro. Ti prego di oh no va bene uno e l'altro, va bene, vanno bene entrambi, me, me, me li inquadri però Alberto, me li fai vedere da vicino. Eh? Eccolo qua 40 centi, 45 centesimi. Nelle condizioni diciamo particolari appena accennate è rarità assoluta. Vedete ancora le indicazioni di Stenfeld, cioè parliamo di lingua eh, tedesca, eh, lingua austriaca tedesca. Per dirvi l'importanza, nel nostro nuovo catalogo del 2018, nel, in uno dei due volumi, e cioè quello degli antichi stati e regno, quest'anno eh, l'Italia, quest'anno i 45 centesimi è in copertina. Quindi abbiamo una, un segnale, vedete, è nelle condizioni chiaramente di non annullato, si parla di alta qualità, quindi parliamo di un esemplare veramente da, da museo. Ma, ma la possibilità adesso di scegliere le due buste, appunto eh, quelle dedicate con una sola chiamata, e eh, attenzione, una sola chiamata. A 450 euro la proposta numero 2. Noi segnaliamo 1850-1856 perché questo è il range delle, delle emissioni che stia della prima emissione. Eh? Comunque sarebbe giusto, è giusto comunque scrivere anche soltanto 1850. Il 30 e 45 centesimi su due buste. A 450 euro, rigorosamente una sola chiamata. Eh? Rigorosamente una chiamata soltanto, se volete. Perché poi vi è un contesto ulteriormente più raro: legato a un 10 centesimo nero su busta. Eh, su busta. Vi daremo anche la proposta che abbiamo chiamato numero 1, appunto, eh, un'altra busta col 10 centesimi nero. E lo vedremo successivamente. 450 euro per la proposta numero 2. Quindi un invito a poterne valutare e apprezzare da subito la scelta di questo mondo, appunto filatelico, che ha queste sue specifiche caratteristiche. Il floreale, 10 lire floreale, prendiamo una sola chiamata signore 320 euro, poi abbiamo il floreale sovrastampato di cui possiamo ovviamente parlarne assieme. Benissimo, allora andiamo, beh le buste hanno delle condizioni interessanti e quindi sono importante che anche la busta, vedete l'indicazione, era destinata a Milano una. I luoghi erano quelli del Lombardo Veneto, signori, del Lomb entrambe Milano, eh? erano quelli del Lombardo Veneto. Ma nulla vieta, cioè, ma io vorrei incorniciarle, e, e nulla vieta, signori, preservatele in modo giusto, nulla vieta la possibilità di farne un uso anche un pochino più, tra virgolette, artistico. Eh? Questo dipende molto dal tipo di collezionismo che voi volete operare o quello che è la vostra sensazione o come la si può... Diciamo collocare in un, certo, in un certo ambito, sì, lo facciamo vedere. Allora, guarda, vado subito ad accostarlo perché visto, è giusto, visto che ne abbiamo parlato. Con 650 euro, signori, il 10, sempre prima emissione. Eh, quindi. Ha quella bicipite, il 10 centesimi nero su busta, Lombardo-Veneto, 1850, 50-56 in questo caso, lo andiamo a cogliere al volo ed è di grazia urgente, eh, questo è il 45 centesimi, di grazia... Altra gentilezza, avere Un tempo usava, altra forma un tempo usava. Benissimo, ecco 650 euro proposta numero 1. L'invito è quello a 1100 di prendere tutte e tre e vi trovate già dal punto di vista di francobolli ovviamente annullati, timbrati. Subusta però, e questo va a dargli comunque un'importanza un di, di maggiore entità, eh, l'idea, anzi la possibilità di stentario Venezia in questo caso, eh, in quel di Venezia, la possibilità quindi di poterli scegliere, accostare e di viverli nel pieno proprio della loro, eh, della loro specifica indicazione. No? Anche qua rigorosamente una chiamata soltanto. Solo una telefonata. Soltanto una possibilità. Sì, vediamoli al meglio, dai. Eh, rimaniamo proprio nel tema, nella possibilità di apprezzare al meglio quanto stiamo adesso offrendo al nostro pubblico. Benissimo. Eh, eh. No, poi la busta, attenzione ad apprezzare, busta. Poi in realtà eh, molte volte erano lettere, cioè fogli che si chiudevano su se stessi, con la missiva eh, posta all'interno oppure la lettera stessa che veniva ripiegata su, su se stessa e di conseguenza affrancata. Molto bene. Teniamolo sempre, non ho anche qua a precedenza chi sceglie tutti e tre indubbiamente. Scegliere tutte e tre è la cosa più giusta da farsi. E per gli appassionati andiamo a cogliere anche quel... Quel lombardo-veneto a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, così partiamo dagli antichi stati in modo, sì, magari in modo un pochino già diretto e forse senza troppi preamboli, ma è importante poterli valutare e è importante vederli da subito. E allora mi vai a centrare un attimo la seconda emissione secondo tipo, eccolo qui, ma in questo momento soltanto come richieste e segnalazioni di prezzo, eh, non con spinte informazioni ulteriori, ma semplicemente per indicare la bella qualità di questo, di questo francobollo del 1859-62, questi sono gli anni della seconda emissione secondo tipo e tre soldi verde. Porta tracce di linguella, quindi questo francobollo è stato applicato sul rovescio, sulla gomma, una piccola linguella che eh, serviva a tenere, a fermare il francobollo su un album. Gli album iniziano con taschine alla fine degli anni 50, inizio anni 60, quindi eh, andavano in qualche modo messi, tenuti fermi negli album e si usava la linguella e quindi tracce di linguella nell'Ottocento assolutamente tollerabile. Con un bel 35% di qualità 840 euro la richiesta per la proposta numero 3. Benissimo, anche qua una chiamata soltanto, curiosa? Eh? L'indicazione di soldi, eh? soldi, sembra veramente tre soldi. Vedete con una... però. Come il colore sia ancora in essere, come sia generosa magari eh, la dentellatura. 1854 è la prima dentellatura, sono molto avanti eh, i francobolli degli austriaci e di conseguenza lombardo vento, decisamente più europei, più mitteleuropei, quando eh, l'Austria aveva un forte apprezzamento nemmeno molto di chiusura, se pensiamo che Vienna nel Novecento era un crogiolo di, eh, di cultura e, e un, un genitore era ben contento in Vienna nel Novecento se il figlio faceva l'artista eh, o, o lavorava come in un teatro o era un musicista. Eh, che differenza no? rispetto ad altri momenti dove, eh, in, in tanti luoghi d'Europa, non si era esattamente in, questa, in questo orientamento, in questa identità. Quindi, qui addirittura ci troviamo a, a 50 anni prima, no? Del, eh, a metà 1800. Il francobollo nasce nel 1840 col Penny Black. Quindi, siamo veramente abbastanza vicini, come non vicinissimi, perché prima ci saranno. Uh, alcuni cantoni elvetici, lo stesso Brasile, ad adottare subito l'anno successivo uh, i francobolli, quindi il mondo filatelico e quindi anche il mondo ovviamente postale in primis. Allora, però, adesso cari, cari telespettatori, vi tolgo, vi do un piacere in più, spero sia tale, e cioè quello di poter arrivare a più scelte, non solo una, non solo un francobollo e soprattutto non solo una chiamata, quindi dire ma sai uh, arrivo per tempo, devo muovermi. Fatelo comunque, ma voglio darvi quello che tante volte diciamo, eh, tante volte si va a segnalare il Regno d'Italia. Eh? Il Regno d'Italia che ci andiamo a gustare facendo un po' di spazio. Ho visto, ho visto, va bene la 2, grazie, va bene la 2. Non ti, non ti slogare la spalla. No, no, ma ho visto, hai ragione. Eh, non ti slogare la spalla, Alberto, che poi serve per guidare qui il motorino, da, la moto che hai della telecamera. Allora, Regno d'Italia. Oggi vogliamo esagerare, signori, due rilegature e due album. Il Regno d'Italia è un periodo ampio che parte certo dal Regno d'Italia 1861, addirittura con i suoi eh, già il Regno di Sardegna andava a, a creare le basi per il Regno d'Italia nella filatelia, quindi l'Ottocento. Normalmente noi andiamo a identificare il periodo, ma lo si potrà fare facendo poi un passo indietro, i fogli sono gli stessi come tipo di, di dimensione, eh, anche appunto all'Ottocento. Ma noi partiamo da Umberto, il 1900, è il secolo breve così chiamato. Allora, quello che voglio offrirvi oggi è intanto un saggio di tutte le pagine, non tutte, sono anche di più a livello di informazione, ma ve ne presento un sunto. Di tutti i capitoli, di parte dei capitoli che riceverete in caso di conferma. Vedete, ecco qua, proprio il primo: i francobolli del Regno d'Italia, il lungo regno di Vittorio Emanuele III. Chiedo scusa, ho parlato di Umberto, parte da Vittorio Emanuele III, parte dal 1900 perché Umberto muore nel 1900, quindi abbiamo parlato dell'Ottocento. Il regno d'Italia dal punto di vista filatelico, in questo contesto diciamo, più moderno, novecentesco, parte ovviamente con l'ascesa di Vittorio Emanuele III. E con le diverse pagine, i diversi capitoli, che sono quelli, ad esempio, della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale, dell'avvento del fascismo, delle trasvolate, eh, tutti capitoli e argomenti che permettono, ovviamente, di costruire questa collezione, ma anche con informazioni importanti. Poi, adesso li vediamo uno per uno. Allora, la proposta che voglio farvi, signori, questa sera è di, perché poi. Delle rilegature delle pagine dei capitoli dell'album, ma anche, signori, della, di 100 valori, esattamente 99 francobolli eh? non 100. 99 francobolli, tutti nuovi nelle condizioni quindi giuste per il collezionismo, non timbrati, non linguellati. E che adesso dammi un attimo la 2, ti prego, perché adesso andremo insieme a vedere. Io apro l'album l'avete intuito, lo apro in modo che possiamo vederci serie dopo serie, eh? 99 valori, il prezzo l'abbiamo lasciato invariato, 484 euro, tutto ciò che andremo a mostrarvi per la prima volta in modo, eh, con i tempi giusti. Per poter vedere, apprezzare e conoscere ciò che potete scegliere. Allora, vedete la scritta in basso qui davanti, numero 4, collezione Regno 1913-42. Questo è l'arco di tempo perché parte dal Novecento, ma i primi che vedremo sono nel 1913. Gli ultimi che andremo a proporvi sono quelli del 42, perché? Perché poi rimarranno ancora in auge nel 43, poi cambieranno le cose, quindi ci saranno delle modifiche. Diventerà luogotenenza, diventerà RSI, diventeranno eh, sovrastampati, quindi ci saranno delle, dei cambiamenti. Questa è la, la fascia di tempo che andiamo a interpretare, adesso andiamo a vedere. Io, come delle schede, vi metto i francobolli disponibili. Allora, primo marzo 1913 quello che è tre su quattro valori della rimanenza del cinquantenario viene riutilizzata, sovrastampata con nuovi valori. Con nuovi valori e adesso eh, andiamo proprio a proporvi tre dei primi 99 francobolli. Ognuna di queste serie, vedete la serietta perché ha tre valori, è completa e ha un suo prezzo. Ma noi li inseriamo nell'insieme, cioè fanno parte dell'insieme. Abbiamo un po' di chiamate disponibili, eh? un, po', un po' di chiamate disponibili. Altri capitoli, immagini d'epoca. Passiamo, siamo nel 1913, andiamo a vedere, entriamo nell'ambito della prima guerra mondiale, c'è quella bella emissione della Croce Rossa del 1915. Eh, che andiamo ad aggiungere, a inserire. Quindi serie dopo serie andiamo a scoprire la convenienza nel poter apprezzare. Scusa, ma io qua vedo le taschine che danno un po' di problemi. Ecco qua andiamo ad apprezzare questa serie del, sette, eh, scusate, del novembre del 1915, ecco perché stiamo parlando di serie della prima guerra mondiale giunge il momento di poter apprezzare e vedere tutta quella che va ad accompagnarsi in questo, in questo momento nella sua interezza di proposta. Dimmi quando posso. Grazie, andiamo a inserire. Ecco qui. Espresso per l'interno siamo nel 1917. Ci saranno poi ovviamente degli spazi vuoti da riempire con ulteriori serie. Questa, ad esempio, questo è un francobollo, ma è legato e l'unico emesso, non ce ne furono altri espressi per l'interno del 17 eh, con questa appunto sovrastampa. Poi ci sarà l'espresso per l'interno del 20 che potrete integrare successivamente con scelte successive. È una buona opportunità. Ad esempio, nel capitolo dell'avvento del fascismo, andiamo a vedere il cinquantesimo anniversario della morte di Vittorio Emanuele II. Siamo nel 29, vi prego anche di osservare le condizioni del francobollo, la qualità del francobollo. Esatto, esatto, proprio perché eh, si vada a questo. Ma allora, li avete in visione? li avete in visione e potete sceglierli in visione eh, attraverso, la, ehm, attraverso quello che è il tema di, ehm, cioè la possibilità di conferma senza impegno, eh, senza obbligo alcuno. Sempre parte del capitolo dell'avvenza del fascismo, vediamo tutta l'imperiale, celebratissima serie che avrà poi anche sovrastampe nella RSI, sovrastampe cioè Repubblica Sociale Italiana nelle colonie, sarà una serie veramente tanto utilizzata, qui abbiamo l'imperiale ufficiale, chiamiamola così, eh? 1929 guardiamoli, guardiamoli un po', a 400, questi sono gli, le grandi basi per fare una collezione importante per iniziare nel modo giusto. Allora abbiamo una prima conferma, signor Tommaso, che ci chiama da Vieste. Ah, che bel posto! Allora dalla Puglia, eh, dalla Puglia, grazie. E allora ehm, 99 valori, non è che dovete aspettare di vederli tutti per poi sceglierli, potete già cominciare a dire guarda, mi interessa in effetti, l'avevo vista presentata molto tempo fa. Ho notato che il prezzo non è stato aumentato bene, ne approfitto adesso. Andrò adesso a coglierli e a sceglierli. Eh? Quindi eh, il, il tema è un tema che può permettere di affrontare questa serie e di entrare. Non ho due, due album, eh, due rilegature, i fogli d'album. Tutte quelle che sono i diversi capitoli interpretate attraverso fotografie d'epoca e racconto, una vera enciclopedia filatelica, così potremmo definirla. Enciclopedia filatelica, 99 francobolli nuovi, non vuol dire stampati oggi. Nuovi vuol dire non utilizzati, non timbrati. Nella qualità Bolaffi, diceva il Dentelli, della qualità Bolaffi, signori, non linguellati. E cioè, non voglio dire che da solo l'imperiale costa questa cifra perché sarei esagerato, però non si può nemmeno immaginare di avere 99 francobolli dove attenzione, le serie mediamente sono complete, cioè non è che ne manca uno, può esserci un'eccezione quando vi sono due, l'espresso l'abbiamo visto, quello del, di un anno c'era, quello di due anni dopo, tre anni dopo, del 20 non c'era e andava integrato come mancolista. Ma avete la soddisfazione come queste nozze di Umberto e di Maria José, Umberto II, il re di maggio, eh, che mostrano questa bella emissione che questa, signori, pensate, è l'unica serie con Umberto di Savoia. L'unica. Perché? Perché le altre poi sarà troppo tardi. Perché le altre eh, ormai... Eh, di avvicinarsi del, del referendum del plebiscito, anzi del, del referendum per l'unità d'Italia, non avrà tempo il re Di Maggio di vedere una sua serie a lui dedicata. A lui dedicata, molto bene, i valori cambiano in base ai diversi colori eh, filatelici, colori come Franco Bolo. E siamo tornati ancora alla passione storica di poter aggiungere... Oh, Qui dovremmo togliere, togliere Franco Bolli su, su questo prezzo. Dovremmo dire bene, ci siamo quasi. Sì, sì, sì. E invece arriviamo a vederne, signori. Eh, signor Simone, di Roma. Bene, grazie per essere con noi questa sera. Eh. Grazie per essere presenti con noi questa sera. Quindi, Simone, in visione. A ah, come posso averli? Me li spedite? Signori, non siete obbligati all'acquisto. Il vostro interesse è chiedere di poterli vedere e di conseguenza aggiungere, io sto, vedete, sto mettendo le pagine che sono come schede, vedete? Guarda il bordo. Io sto estraendo queste pagine anche di giusto spessore, eh, giusta consistenza, la quantità di anelli permette di voltare poi le pagine dell'album senza prima o poi trovarsi quell'incidente, dici guarda si sta aprendo, si sta rompendo, no, questa è, 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 è essenziale e robusta costituzione. Posta aerea l'artistica, entra anche questa nella serie in questione. 1930. Abbiamo parlato dell'avvento del fascismo, abbiamo parlato della prima guerra mondiale, abbiamo parlato di, di, eh, delle origini proprio di Vittorio Mene III. Questo è il capitolo che viene chiamato dalle imprese aviatorie all'impero, eh, al famoso impero. Sì, ma abbiamo... No, no, diamo tempo, diamoci tempo. Allora ti prego, Whatsapp sms, se vi, già, vi conosciamo, ma non per, chi, per altro, perché dobbiamo sapere e dobbiamo rispondere alle vostre informazioni e dobbiamo anche sapere, ma eh, come volete, la consegna, quindi parlatene con noi. Se invece siete già nostri clienti, benissimo, allora mandare un sms e dare un Whatsapp di conferma. Benissimo comunque. Oh, beh, guarda, mi prendo il tempo che serve. Mi prendo il tempo che serve. E quello splendido, adesso lo vedrete, anche l'espresso di posta aerea, il, eh, vedete l'Ire 2. Qui siamo nel. Questo è un quadro futurista, eh. Questo è un quadro futurista, a tutti gli effetti compreso nei 99. Allora state osservando a distanza rivicinata anche la taschina che risulterà essere trasparente, ma aperta su due lati. Aperta su due lati, signori, vado proprio a indicarveli l'apertura. Dimmi quando posso. Questi sono i due lati aperti, questi sono i due lati chiusi. Quindi si può semplicemente, eh, con la, anche col palpastrello aprire la taschina, inserire la pinzetta filatelica e modulare, o meglio, collocare il francobollo. Al di sotto vi è proprio la traccia eh, in bianco e nero del disegno del francobollo che va collocato e che riceverete insieme. Quindi ci sarà il piacere di poter formare la collezione. Eh, Pagine d'album, e voi andrete a inserirli. Questo è molto bello come com possibilità, di, di, cioè è una partecipazione attiva, intendiamola proprio in questo modo. Andiamo ancora avanti, e eh, non sono mica finiti, eh, signori, ma ci mancherebbe. Siamo sempre dalle imprese aviatorie all'impero, non vuol dire soltanto i francobolli della, eh, del volo, che comunque hanno la loro grande importanza, ma abbiamo. Anche ad esempio le Universiadi, altra serie, tutte pubblicate sul nostro catalogo. Devo tenere il tono un po' più basso? Va bene lo stesso, ok, perfetto. Non vorrei disturbare a casa. Eh? Allora, Universiadi, eccoli, quelli di, a Torino eh, quelli i giochi universitari nazionali sì indubbiamente abbiamo fatto signori è da tempo che non vi presentavamo questa possibilità, abbiamo messo da parte alcune serie queste serie proprio per potervi accontentare e poter soddisfare più chiamate questa sera, quindi certo se arrivano adesso in frotta eh, magari dovremmo dire basta eh, però ci siamo portati avanti, abbiamo riservato eh, un numero eh, interessante, eh, meno di 50, meno di 40, meno di 30, eh, proprio per il nostro pubblico riservata la possibilità di aggiungere, anzi di formare questa importante base del Regno d'Italia. Una importante commemorativa sarà quella di Fiume. La serie Fiume diciamo di nome di fatto perché è anche una serie molto molto ampia, eh? quella che celebrava l'impresa di D'Annunzio. Pensate, li vedremo, sono 16 valori la serie fiume 16 valori e anche questi ce li gustiamo a dovere eh? anche questi andiamo qua signori ma meno sotto i 4,90 volevo dire sotto i 500 sotto i 490 euro a 484 euro nessuna spesa di spedizione o ve li portiamo anzi con piacere dove voi ci indicate senza nessuna intanto in visione senza obbligo d'acquisto ma anche senza nessuna spesa, dice quale mi è costato, a vi dire da te va bene, è un problema nostro, non deve essere un vostro problema. Allora, 16 valori, guardate un po', anche questa entra nella proposta globale. 12 marzo del 34, decennale degli accordi di Roma, quell'intesa con la Jugoslavia che aveva permesso all'Italia di annettersi la città di Fiume L'occasione per celebrare l'impresa di Gabriele D'Annunzio, che fu il secondo personaggio vivente, vivente, perché qualcuno dirà, ma c'era il 1910 Garibaldi, anche lui venne rappresentato, ma il secondo personaggio vivente nel momento in cui venne emessa la serie, secondo perché primo fu Benito Mussolini nel decennale. Quindi il secondo vivente non di sangue reale. Il francobollo dove viene rappresentato Gabriele d'Annunzio sarà il 50 centesimi. Eh, quando arriveremo lo mostreremo. Quando saremo, eh certo, decennale di fiume, signori. Vedete cosa significano questi 99 valori? Qui ne abbiamo 16, ma abbiamo visto serie precedenti e abbiamo apprezzato serie precedenti, signori. Allora, il piacere filatelico da cosa origine, da cosa nasce? Vedi, vedi un attimo quelle tasse? Vedete, aspetta, aspetta, ti prego, fermati un attimo. Io adesso muovo, li muovo, no, li muovo, li muovo sì. Perché li muovo? Vedete che adesso ha meno rifrazione? Non è colpa di nessuno, ci sono le luci del nostro studio che riflettono sulle taschine. Non ti preoccupare se vado fuori fuoco perché sono io che muovo. Vedete, le qualità sono io, Alberto, non sei te, non ti preoccupare. Ma lo dico perché? Perché ecco, ho visto una leggera infrazione: è la taschina che riflette le luci del nostro studio. Andiamo pure avanti, vediamoli, vediamoli tutti, ancora. Ah, mamma mia! E poi andiamo ad apprezzare anche i 770. Sì, ma io non posso rispondere ai telefoni. Cioè so. Se trovate il telefono occupato, un attimo di pazienza, signori, un attimo di pazienza. Signor Ernesto, conferma. Grazie. Grazie Ernesto, ottima scelta signori, fate il vostro passo giusto. Fate il vostro passo giusto, avvicinatevi e non... Ma io sai, ho già tanti francobolli. Avete la base del regno, avete queste serie del regno? Ecco D'Annunzio, eccolo qua, rappresentato sul 50 centesimi. Ah, che testimoni della storia proprio, testimoni della storia. Guardano. E poi quelle commemorative. Posso? Dai che... Paolo questo, già ieri, Artur, perché, peccato, sto aspettando il quarto errore di Paolo così la pizza è pagata, se arrivi a 6 anche alla Cristina. Va bene, eccolo qua, eccolo Galvani, eh, sopra abbiamo, avete intravisto, con un post-it Pacinotti che però appartiene a una successiva... E poi ancora, andiamo avanti, Andi eccoli qui. Andiamo a vedere la fiera di Milano con i quattro valori, serie completa anche in questo caso del 1936. 1936. E poi ancora le pagine di Francobolli della seconda guerra mondiale. Ma assolutamente. Non ricordo se era forse la Pacinotti, eh, però che in seconda... Va bene, va bene lo stesso. Va bene lo stesso, andiamo ad apprezzare lo stesso questa... Le fiere di Milano. eh fiere di Milano se ne parla, se ne parla no? cioè eh, ricordiamo, e poi la commemorativa dedicata a Tito Livio. Una per una le stiamo vedendo. Come mai le abbiamo presentate? Una per una come possibilità. Poi attenzione. Dice, ma guarda, mi interessa. La confermo, blocco il prezzo, verrò a vederla nel negozio di Torino, verrò a vederla nel negozio a Milano, a Verona o a Roma, se per voi è comodo, se mi fa piacere. Però l'importante è dire, ok, la voglio bloccare. Sì, grazie, grazie signor Maurizio. Tito Livio, con, qui ricorda la serie Virgilio, ricorda la serie Orazio. Eh, man mancava Tito Livio nella presentazione eh, e sono delle le testimonianze della romanità ovviamente nel periodo del ventennio eh, quindi parliamo di seconda guerra mondiale parliamo anche di quelle che sono un po' le ultime 41 abbiamo detto che si parte dal 1913 al 42 quindi e questo è il periodo storico interpretato attraverso la filatelia, con queste serie che formano già una buona, direi ottima collezione. Nel 1942 sarà la volta di Galileo Galilei come emissione. L'Italia ricorda il terzo centenario della morte di Galileo Galilei. e anche la bella altra commemorativa, Però vediamola, vediamola in ordine perché tanto rimaniamo, no, mi voglio prendere ancora dieci minuti di presentazione, dieci minuti per poter entrare nel vivo di questa, di questa scelta, di questa scoperta, di questo, del fascino di questo mondo. Però attenzione in un modo ordinato, cioè in un modo diciamo consapevole. Un conto è fare i raccoglitori e un conto è fare i collezionisti. Raccoglitore raccolgo di tutto e di più, magari anche a livello di filatelico, ogni francobollo che mi capita a mano, lo raccolgo senza dargli un ordine. Avere e dare un ordine temporale, cronologico, di approfondimento e di interpretazione è. Quello che crea una collezione, se no diventa una raccoglizione più che una collezione. E poi ancora, e qui però dalla regia mi aspetto, eh, mi aspetto. I depeche mode. No. Mi aspetto chi Rossini, eh Rossini. Non la quinta di Rossini, eh. eh Paolo, no Paolo è un intenditore lo chiamiamo Paolo DJ, quindi sicuramente è in sottofondo. Vediamo anche Franco Bolli magari, se no c'è, magari c'è il pendolo, il rumore del pendolo di Galileo. Eccola qui, Gioacchini Rossini, quattro valori se... Ma siamo sempre. ma no come... Allora, se vi manca questa serie e volete comprarla come mancolista, signor Ignazio, signor eh, Antonio, benissimo, potete chiedete, telefonate alla Cristina e vi parlerà, vi darà il prezzo del mancolista. Ma se invece, eh, se invece volete l'insieme, allora lanciatevi in questo, in questo mondo. Fermi in Francobolli perché con la Gazza Ladra, eh, eh, vedi, io, io e Cristiana siamo degli intenditori. Lei stava ancora pensando, ci ho detto prima: io con la gazzaladra eh. la gazzaladra Ladra, che tema particolare su questo, sulla, sulla, un po' di musica sottofondo? Sì, sì, perché questa è l'energia della storia. Eh, questa è l'energia della storia, dai, daccene ancora un'altra. Dai, tanto siamo su tempi dove patrimonio nazionale, totale, e sono, sono anni e anni fa quindi possiamo sentire un po' di musica di sottofondo, eh? così passiamo eh, con, con un abile mixaggio, cioè la serie è silenzio e poi eh, riparte, eh? 33 giri, la puntina. Bene, gustiamoci queste serie. Garbiere. Allora, allora teniamola ancora un attimino in sottofondo. Anzi, lo stesso in sottofondo, anche se adesso andremo a vedere... Guardate come cozza è eh, questa musica di sottofondo. E ci anche la trasmissione musicale stasera, come cozza la musica in sottofondo con la propaganda di guerra imperiale, e me la tieni in sottofondo proprio ci cozza, ci fa a botte per dimostrare eh, cosa sono, Non sono... ho no, attenzione, nessuna illazione dal punto di vista politico o meno, stiamo parlando di storia, stiamo parlando di, mu di, di musica, di, di dirica e, e certamente... Eh, Qui magari uno potrebbe immaginare la cavalcata delle Valchirie, forse potrebbe starci, l'oro dei Nibelunghi. Allora andiamo piano piano a sfumare, anche se era piacevole osservare. Ecco, però una cosa è vera: osservare i francobolli con un po' di musica di sottofondo, magari appunto classica o lirica, anche perché contestualizzata a, a quei tempi. Eh, quei tempi. si ascoltava quei tempi ma non erano esattamente coevi, era, è qualcosa di assolutamente adeguato, eh? vi rilassa ulteriormente, ma non voglio che vi rilassiate troppo signori, ancora questa, la serie di 484 euro di proposta e eh, l'effigie di Vittorio Le Terzo che accompagna appunto quell'ulteriore immagine, campioni di propaganda furono... Eh, volenti o non ventennio, e al franco Mollo si accompagnavano questi motti eh, che purtroppo naufragarono, attenzione purtroppo, che purtroppo per il sangue versato naufragarono e fecero naufragare le nostre truppe eh, in, una, in una disfatta dopo l'altra, pur con grandi gesti di eroismo. Eh. Non dimentichiamo anche l'importanza e il fascino di quelle che furono la forza aeronavale, ad esempio, d'Italia. Andiamo avanti. Attenzione, eh, ripeto: si parla di storia, stiamo analizzando eventi storici, nessun riferimento a nulla di attuale o di, eh, di schierato, assolutamente, stiamo analizzando i francobolli della propaganda di guerra imperiale nel 1942, legati alla seconda guerra mondiale. Adesso signori, nel no, no, teniamolo ancora per qualche minuto perché spero, confido veramente, li vediamo tutti, Cambiano ovviamente, vengono ripetuti questi motti. Cambiano i colori legati ai diversi valori della propaganda di guerra. Il 25, il 30, il 50 centesimi dell'imperiale rielaborati proprio a fine propagandistico e circolati, è eh, chiaramente circolati. Allora. Eh, la possibilità di continuare, abbiamo ancora qualche possibilità! La possibilità di continuare a proporvi, cioè a scegliere meglio, eh, la, gli 99 Valori del Regno d'Italia, i due album eh, con pagine fogli d'album come avete visto, e ancora in essere. Quindi potete comunque intervenire in questo momento. Voglio, però, a questo punto. Eh, siamo in fermo, vero immagine? Benissimo, perché voglio a questo punto andare a mostrare, vi dicevo, nelle pagine vi sono degli spazi vuoti. Quindi eh, vi sono altre mancoliste, diciamo così, da completare. Eh, questo è ovvio, non furono 99 francobolli del regno, ma furono di più. L'occasione buona è quella di consultare ad esempio anche il nostro catalogo. Una delle serie mancoliste, vista che siamo andati a citare D'Annunzio dicendo l'unica figura vivente, l'unico personaggio uomo vivente non di sangue reale rappresentato sui Francobolli sarà, l'abbiamo detto Benito Mussolini. Ma l'occasione, intanto stiamo rivedendo la Croce Rossa, benissimo, sì, 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 ridiamo ancora un attimo alla lettura della nostra, delle nostre diverse serie e andiamo a mostrare, questa è presente, strapubblicata, presente ai musei, al eh, Museo delle Poste di Roma perché comunque è una serie molto importante, farà capolino anche l'immagine di Benito Mussolini, ripeto, si parla esclusivamente di storia e andiamo a vedere il decennale che commemora la marcia su Roma, l'importante serie immancabile se eh, avete scelto il regno e mi rivolgo anche a chi eh, il signor eh, Tommaso il signor, a chi ha confermato in questo momento o magari in passato perché la decennale è una serie fortemente rappresentativa. Tra l'altro di un grande disegnatore quel Corrado Mezzana che poi lavorerà anche sulla democratica. Quindi un disegnatore che non varrà confinato nello spazio, diciamo, del regime del ventennio. Da una parte io lo trovo giusto se non ci fu un coinvolgimento drammaticamente importante è giusto che non ci sia stato un'epurazione totale, no? perché come sempre poi si va da una, dal, dalla ragione al torto quando cominciano quelle purghe legate a chi, magari anche con un po' di, di leggerezza o forse per obbligo di lavoro, aderì ad altri obblighi di, di altro genere. Corrado Mezzano sarà un bravo disegnatore anche delle prime serie della Repubblica. Allora, andiamo a vedere perché questo con immensa gioia, pur nella drammaticità del momento storico, vi presento la decennale e se venite colpiti da questa serie, mi dai un attimo la telecamera per favore, mi fai entrare un attimo a casa i nostri telespettatori perché se no rimango una voce eh, fuori campo ed è meglio a quel punto sentire la gazzaladra no? eh, o sentire la musica in sottofondo. No, no, ma la chiedo io perché? Perché... Guardate, scegliere la filatelia, scegliere i francobolli, che sono quanto mai attuali, anche se appartengono in questo caso alla storia passata della nostra Italia, non è che per forza bisogna iniziare dal comincio dall'album, comincio dalle pinzette, comincio dal... Eh? No, si può cominciare anche dicendo guarda, mi ha appassionato questa serie, l'ho scelta e poi vedrò. Magari collezionerò soltanto i francobolli quell'anno, magari non li collezionerò. Oggi c'è un mondo molto più eterogeneo, ehm, più vario non nelle scelte, anche nelle passioni, che permette benissimo di scegliere una bella eh, due marenghi del Regno d'Italia e eh, una serie di francobolli importanti. Un dipinto di un certo artista e magari un oggetto d'arredo, un vetro veneziano, faccio un esempio. No? Quindi ci si può circondare di belle cose, eclettismo, no? si chiama nel, o contaminazione nell'arredamento, nell ma qui non siamo in arredamento, qui andiamo in uno specifico. Quindi ci si può anche, uso il termine innamorare, eh, o farsi coinvolgere da un momento storico, non per forza perché è legato a una certa realtà una certa tendenza, ma perché guarda, guarda che disegni straordinari, anche se magari non condivisibili da un certo punto di vista di, di attenzione su quello che era il periodo storico. Andiamo a vedere la decennale che è riconosciuta universalmente, una serie molto bella e qui Corrado Mezzana ne ha certamente il merito, giusto anche ricordare chi furono gli artisti dei Francobolli. Ce la guardiamo con calma anche questa, troverete anche qua dei motti eh, forti ripeto, la nostra intenzione è mostrarvi la serie filatelica, la andiamo a vedere ogni volta che ne abbiamo una, vedete, è stata montata, l'abbiamo montata sulle pagine di quell'album che avete appena scelto, che alcuni di voi hanno appena scelto, quindi è stata montata su quelle pagine, poi uno può dire, ma io, guarda, a me piace la serie o mi manca ho dei miei album, li ho costruiti ad hoc, va benissimo, comunque tanto non vi facciamo pagare, anzi in questo caso vi diamo i francobolli signori, eh, i francobolli, l'album l'avete, i fogli d'album l'avete ricevuti con la precedente, qui vi diamo solo i francobolli, eccolo qua, allora, la decennale serie poderosa, anche in questo caso proprio come numero eh, di esemplari, poderosa, abbiamo già ricordato il decimo anniversario della marcia su Roma, 16 francobolli di posta ordinaria, più 2 di posta aerea e siamo a 18, più 2 espressi e siamo a 20. Quindi possiamo definirla una commemorativa lunga vista la grandezza, l'ampiezza, la dimensione, la quantità di valori. Abbiamo già detto sul 50, in questo caso l'annunzio comparve sul 50 centesimi. Anche Mussolini in questo caso compare sui 50 centesimi della posta ordinaria e sull'espresso da 2,50, contravvenendo alla tradizione che voleva effigiare solo persone scomparse o di sangue reale. Abbiamo visto però l'eccezione anche per D'Annunzio. La serie rimase valida fino a fine agosto del 34, quindi poco meno di due anni. Quindi andiamo, quando vedete l'immagine rovesciata è perché vi è un bordofoglio. Quindi, nell'interno delle taschine, deve entrare ovviamente con la giusta possibilità di, eh, di proposta, cioè di, 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 di collocazione. Meglio, allora richiesta per la decennale l'importante decennale, serie 20 valori non linguellati: 60% di qualità 1932, lo ricordiamo ancora l'anno. La richiesta 435 euro per la proposta numero 15. 435 euro. Guardate questa come è eh? su tutti gli stadi ma non quelli di Russia quest'anno. Eh? Eh, il tricolore su tutti gli stadi ma non quelli di Russia quest'anno. Allora, su questa qualità del 60% abbiamo tre disponibilità, quindi sulla serie del decennale abbiamo tre disponibilità. Allora, l'offerta è per tutti, certamente chi ha scelto il regno, cioè chi ha scelto in precedenza, tenga maggior ragione la possibilità anche di questa acquisizione. Poi mi dite e mi direte "Sì, però sai, mamma mia, da sola questa serie costa quasi quanto, ma è importantissima, è importantissima". E tenete presente, signori, tengano presente che vi è anche quella possibilità di pagamento dilazionato. Voi dici "Guarda, prenderò la base del regno, album pagina d'album e poi andrò a scegliere la decennale". Va benissimo. Ma quando? E sai, un po' più avanti, così i miei impegni li vado a diluire ma potete diluirli lo stesso avendola da subito. Allora, Tommaso, che aveva Bravissimo, eh, vedi. Io che possiedi, eh. ma con immenso piacere, ma con immenso piacere. Infatti avevamo detto datevi questa possibilità signori, entrate proprio nel vivo. Cristina ringraziamo Tommaso quindi. Molto bene. Confermata, benissimo. Molto bene. Ne abbiamo solo più due. Solo due chiamate. Ancora un attimo. Va fatto bene, adesso chiamerò chi, chi ha confermato in precedenza solo nome di battesimo uno per uno, perché visto che prima ho citato il signor Tommaso, eh, prontamente si è fatto avanti. Allora, eh, no, vabbè, bontà sua, forse si è sentito chiamato in causa, ma era, era un invito ovviamente fatto a tutte le persone: due chiamate ancora disponibili a tutte le persone che erano all'ascolto con noi o meglio che si sono fatte avanti un attimo solo, si sono, no no, teniamola ancora perché guarda una serie, sai cosa facciamo anzi, andiamo a mostrare quei due valori che erano un po' a testa in giù, anzi non un po', erano proprio a testa in giù completamente, quindi eh, li vado a girare, tra l'altro quel nostro destino è stato e sarà sempre sul mare, eh? Beh, si può anche citare, non è una citazione particolarmente politica, è un dato di fatto, quello possiamo dirlo. Magari che lo sia anche, eh ma vedi, lo è anche adesso col Mediterraneo, siamo eh, cioè, circondati dal mare, siamo circondati mare. esatto? Siamo una, una, Sì. e vediamoli, e anche l'altro, no? si può anche citare. O dovunque l'italiano l'ha il tricolore. Si può anche citare. Magari ci dei simboli che un pochino più interferiscono. Eccola, il, una lira, eh. attenzione, questi francobolli, questo è un bordofoglio, non vennero utilizzati eh, perché vennero già collezionati da subito. Il collezionismo filaterico nasce con, eh, con il primo francobollo. Vedete anche la firma? Hai visto la firma Corrado Mezzana? Eh, proprio in basso, vado a indicartela, posso entrare? Vado a indicartela proprio sulle, si intravede in basso, eccola qua, Corrado Mezzana, lo stesso lato, anche per l'altro valore, la C, vedete, sotto la mia, io, Corrado Mezzana. Perfetti, perfetti, qualità straordinaria, 60% e qualità altissima. 60% e qualità elevatissima, mi raccomando, state chiedendo quelle buste del Lombardo Veneto, ne ho una sola, cioè ne ho tre, ma ho, sono due diversi lotti, due diverse proposte, due più una busta, ma una sola chiamata, quindi eh, su segnalazione del centralino che mi sta eh, indicando... Buste Lombardo Veneto, non c'è bisogno di farle vedere, diamo la precedenza a chi, eh, a chi le sta segnalando, ma la chiamata è una soltanto. allora sul vedete guardate un po' sul nuovo, sul nuovo catalogo 2018 su uno dei due al, volumi del 2018 il primo riguarda antichi stati e regno il secondo riguarda Repubblica non dico altro, eh, non dico altro freschi di stampa ecco la decennale e guardate un po', si trova accanto, anche perché ovviamente il catalogo si esprime in modo cronologico, si trova accanto alle universiadi, che avete già nella prima e seconda parte, in quella base del regno che abbiamo proposto, cioè nella numero 4, a 484 euro nell'insieme, eh, 99 valori, 99 valori. Questi sono i due, questi sono i due, non dico altro perché sennò poi ci occupate tutte le linee, questi sono i due nuovi cataloghi finalmente arrivati, freschi di stampa, li abbiamo mostrati da due giorni a questa parte, finalmente. I 45 centesimi azzurro del Lombardo Veneto è in copertina, il valore più alto... E cioè il 100 lire, ergo, vedete, il Corrado Mezzano, l'abbiamo appena citato, delle poste italiane della Democratica per la Repubblica. Sono presenti all'interno anche i francobolli naturali, sia del Regno che della Repubblica. Posta aerea, eh? quindi tutto ciò che concerne, non dico altro, ditelo voi al nostro centralino. Ditelo voi al nostro centralino. Mamma mia, mamma mia. Allora, d'accordo, due ancora eh, chiamate possibili, due eh, conferme ancora possibili. Della serie del Regio che mi state chiedendo. Tu, signor Riccardo, conferma i cataloghi, però se li puoi, puoi far vedere un attimo, scogliati un attimo. Eh, è qua stavo contando, il stavo il contando, il signor Corrado, i secondi che mancavano dalla, dalla proposta dei due, delle novità di quest'anno, freschi di stampa. Verrà. Allora, certamente. Allora, guardate, la richiesta per i due cataloghi è esattamente di 10, possono essere separati, però il mio invito eh, è quello di scegliere entrambi. 10 euro e 10 euro. Eh, 10 euro e 10 euro, scusami, eh, facciamo così così si vede meglio. 20 euro è la proposta per i due cataloghi. In questo caso, se dobbiamo mandarli, spedirli, sono... Comunque e sempre 20 euro, va bene? 20 euro la proposta per entrambi. Attenzione, attenzione: se questo si vanno spediti e li pagate contrassegno, se invece avete il nostro consulente, il nostro agente che vi deve portare delle monete di francobolli. O che verrà a trovarvi quando sceglierete monete Francobolli, potete ordinarli e dire, guarda, me le porta il signor Marco, me le porta il signor Alessandro, me le porta il signor Vincenzo, me le porta, eh, vado a ritirarli nei negozi di Torino, Milano, Verona e Roma. Allora 15 euro, va bene? Se non dobbiamo, se non dobbiamo giungere alla, eh, diciamo, cioè, se non dobbiamo, appunto, fare strada. Grazie, in conferma. Quindi, se voi 15 euro, se vuoi, ripeto, se passa il nostro funzionario, non è che passa apposta dice non vi conosco, me li porta lui a Canicattì. Scusate, nulla di contro Canicattì, ma oppure a dove? A Courmayeur Alta. Eh, sì, ho una baita sotto il Monte Bianco, me li porta lui. Non ho mai comprato a Volafi, me li porta così risparmio eh, i 5 euro dell'importo. No, se, se c'è. Eh, possiamo tenere da parte e poi portarli quando ci sarà qualche conferma oppure direttamente ritirare i nostri negozi. 15 euro per entrambi, giusto? Io devo anche mostrare un attimo all'interno come chiedeva il gentile telespettatore, ecco in ordine cronologico i famosi cataloghi bolaffi questa volta finalmente abbiamo Repubblica, due volumi erano necessari perché Regno, Antichi Stati e eh, eh, ehm, Simone... Va benissimo, ah, perfetto. Quindi aggiunge anche i due cataloghi a 20 euro tutti e due, oppure sconto speciale. Se non dobbiamo ovviamente spedirli, ma possiamo portarli noi oppure venite a ritirare i nostri negozi di 15 per entrambi entrambi. Allora andiamo a centrare la proposta anche di, eh, di quella che è la Repubblica. Scusatemi, visto che non ho mostrato la Repubblica, la avviciniamo. Andiamo a sfogliare le diverse pagine con i diversi momenti legati alla Repubblica, monetazione in euro ad esempio, capitolo dedicato a monetazione in euro e di conseguenza anche questa è una bella occasione per poter analizzare tutti i diversi cambiamenti storici ed epocali. Ripeto, freschi di stampa 2018 l'anno due catalogo 20 euro senza spesa di spedizione oppure se ce le fate risparmiare perché noi comunque quelle le paghiamo eh, quelle noi le paghiamo l'offerta è di 15 quindi manteniamo un po' per entrambi questa, eh, questa possibilità manteniamo un po' questa specifica legata a quanto eh, vogliamo proporvi allora intanto dobbiamo spostarci un attimo verso eh, parlando ancora di regno, attenzione, ma abbandoniamo il periodo della seconda guerra mondiale, del ventennio, della prima, facciamo un passo proprio alle origini o giù di lì perché abbiamo un floreale sovrastampato, mi dai un attimo la visione eh, che non posso in questo momento avere, sì la vedo, perfetto. Perché andiamo un attimo a vedere, eh, mi è caduta la taschina, niente di male, non è che è caduta una pozzanghera, quindi siamo salvi, nulla di male. Allora, andiamo a vedere, ti prego, prima il floreale sovrastampato, anzi, no, facciamo così, andiamo in ordine. Abbiamo parlato del, del 10 lire floreale del 1910. È eh, 10 lire floreale del 1910, ritorniamo a vederlo. Che ha richiesta di 320 euro. Ecco qua. 320 euro, signori. Lo stiamo vedendo, ecco qua 10 lire, proposta numero di riferimento per il 10 lire floreale non linguellato 40% di qualità, proposta numero 10, appunto 320 euro, qui sì una sola chiamata, effigio quella di Vittorio Emanuele III. Eh, l'effigio è quella di Vittorio Mane Terzo. Solo un attimo di pazienza, signori. Se si trovate le linee occupate perché devo dire che i cataloghi hanno aperto una breccia, eh, hanno, hanno aperto a valanga le nostre telefonate. Ma lo so che ci siete, solo che lo so che il giovedì vi mettete all'ascolto un pochino più tardi, eh, verso le 22.30. Quindi, solo un attimo di pazienza e se non disturbiamo, vi richiamiamo. Se no, appena si libera una linea. Eh, ve lo dico e potete telefonare, siamo in diretta, eh? sono le 22.21, siamo in diretta oggi è giovedì 22 febbraio, eh? tra un po' vedremo Franco Bolli numero 22, tanto per rimanere sul numero, bellissimo, Liberty, eh? lo stile Liberty che accompagna ovviamente questa, questa. adesso se non disturbiamo possiamo richiamarvi. Ho oh, una linea che si è liberata adesso, quindi potete ovviamente interagire con noi. Ehm, ecco qua il 10 lire che stiamo vedendo. Benissimo. Senti, fai solo un passaggio sui due cataloghi perché tanto in questo momento sono tutti presi e distratti. Ma ben venga dalla doppia

Andiamo a vedere il retro, uno è dedicato finalmente è dedicato con ampiezza totale alla Repubblica e il Regno d'Italia e antichi stati. Ma addirittura nelle prime pagine eh, troviamo, gli sfogliamo un attimo. Nelle prime pagine andiamo a trovare appunto addirittura quei francobolli universali. Eh, universali. Un attimo, solo che eccolo qua, chiave del catalogo, la leggenda i vari prezzi espressi e oh, scusami, è talmente nuovo che eh, sfogliato pochissimo, le prime pagine sono proprio quelle dei francobolli universali perché non si può ignorare il penny black, è un dato di fatto, il penny red, il two pence, la colomba di Basilea, quindi entrano nell'elenco nel, nell diciamo almeno i primi. Eh, i primi francobolli appunto chiamati universali, mm, vedete anche la tiratura, la qualità media, il prezzo indicato in basso secondo le diverse caratteristiche. Perfetto, allora sono alla vostra attenzione, eh, continuo pure a scegliere, ritorniamo al floreale perché con floreale dobbiamo comunque avvicinarci ancora alla, ad altra tematica. La tematica è quella, ad esempio, facciamo un passo accanto perché necessità di cambio di valuta o meglio di adeguamento di prezzo, il sovrastampato è questo, 15 centesimi. Attenzione signori, non sempre l'adeguamento di prezzo andava a peggiorare, mettiamola così. Vedete che questo è un 20 centesimi sovrastampato 15 quindi non è che diceva cioè, tutto aumenta, dipende non fu sempre così eh? non fu sempre così allora eh, 15 centesimi per il sovrastampato Il floreale sovrastampato, così chiamato per questi stilemi che ricordano l'Art Nouveau, il Liberty, è la proposta numero 9. Siamo nel 1905, non linguellato, 60% di qualità, 295 euro. Se avete abitudine a seguire le nostre trasmissioni, avrei, abbiamo visto l'altro ieri, due giorni fa, la serie. Diciamo, eh, Iniziale del floreale con quei mancolista, il Bruno, ad esempio, eh, Rari, e il successivo è sovrastampato che non abbiamo presentato. Lo vediamo oggi eh, con soluzione di continuità 60% di qualità, 295 euro signori. Ok? E poi attenzione, facciamo un passo ulteriore dove non troviamo il 10 perché il 10 viene presentato ehm, appunto nel suo anno di, di emissione cioè il 1910 ma poi avremo ancora nel 23, la serie sarà una serie lunga diciamo come periodo di vita e con sovrastampe differenti quelli che vengono chiamati i definitivi tipo floreale del 1923 quindi andiamo a vederli, sono cinque valori, sono montati sul nostro cartoncino, poi ovviamente la destinazione finale sarà un album, eh, che sia il nostro, che sia diciamo, qualcosa che già vi appartiene. Destinazione finale consigliata, Regno d'Italia, Floreale 1923. Ecco i cinque valori. Vedete quindi abbiamo. Il 25 centesimi, 75 rosso, 1,25 azzurro, il 2 lire e il 2,50 sempre con l'effigie di Vittorio Emanuele III. Qualità: 50% di qualità, signori. 400 euro non linguellati, proposta numero 13 e gustiamoceli uno per uno. Tanto grazie per la vostra presenza, per le vostre chiamate, per le diverse scelte che portate. 50%. Eh, signor, attenzione, qualcuno potrà dire: intanto l'ingrandimento a 20 volte della nostra telecamera svela pregi e difetti. Qualcuno potrà dire: sì, ma vedo questo 1,25 che verso l'alto la dentellatura. Va eh, veramente sulla cornice del francobollo vedo questa era la caratteristica, cioè si valuta la qualità, che è qualità elevata 50%. Non è basta, diceva il 100%, il 100%. E, e numero di riferimento, ma a distanza di così tanto tempo non ha mai quel fior di stampa, il tempo va sempre, anche se vengono salvati francobollo, ad abbattere quella percentuale, a far scendere quella percentuale. Quindi 50% percentuale elevata, perché si tiene conto di quella che era la qualità, diciamo anche proprio dei macchinari, mm. ma la qualità della, eh, di tutta l'emissione. Si conoscevano, dice guarda una serie più riuscita, guarda non c'è una centratura adeguata proprio di suo, quindi il riferimento è fatto sulla tipologia. Tutti i francobolli autentici, ricordiamolo, eh, non emissioni così successive per, o, o facsimili vari, eh, se, seppur esistono, no, tutti nella loro concretezza dell'autenticità. Poi torno un attimo ancora al Regno, stasera faremo una focalizzazione abbastanza importante sul Regno d'Italia, che è quella legata appunto alla, ai diversi periodi no? che anche noi andiamo a dividere, eh, infatti si parla ad esempio eh, di periodo moderno re del Regno, eh? si parla del periodo classico. Quello di Vittorio II, ad esempio, Italia periodo classico, o regno classico che dir si voglia, quello che va dall'Unità d'Italia al 1909, quindi abbiamo proprio, c'è una specificità proprio legata anche alle tipologie di Francobolli, quindi si suddivide ulteriormente e c'è chi dice: Io colleziono il regno classico. Nel nostro catalogo c'è scritto tutto. Eh? Se noi prendiamo, ad esempio, il famoso catalogo, eh, abbiamo visto. Il 1000, come in questo caso il 1923. A dove, dove andremo a collocare queste? I definitivi tipo il Forreale, la serie completa. Eh? Basta andare a vedere, ecco qua: catalogo del regno, uno dei due che state scegliendo, cioè voi scegliete ovviamente entrambi. Andiamo a vedere, ecco qua. Definitivi tipo floreale, vedete? Definitivi tipo floreale, eccolo qua, tutti e cinque sono qua presenti. In quale periodo del regno? Andiamo su in alto, lo leggiamo, sali, sali, sali fino al bordo estremo. Vedete? Periodo moderno del regno. Ma è una vostra definizione Bolaffi? Allora, in realtà signori, è una definizione è abbastanza tradizionale. Per poter chiarire proprio il, ad esempio il periodo del Regno Classico, che va dall'Unità d'Italia al 1109, poi sarà moderno, si chiamerà così, ovviamente nel contesto sempre del Regno. Quindi queste definizioni vengono mantenute proprio all'interno del catalogo, si fanno proprio a vedere, a dare ulteriore eh, schema, classificazione, eh, per poter memorizzare meglio, per poter contestualizzare meglio. Bella serie questa di 400 euro, signori. Bella serie di 400 euro. Allora siamo ancora alla... Ho due capitoli poi da aggiungervi, eh, signori. Ho due capitoli da aggiungervi ancora sul Regno che vedremo, ma prima di spostarci, ricordiamo, possiamo anche rivedere Floreale sopra... No, attenzione, di, in questo caso ho due chiamate disponibili. Eh. Intanto grazie per l'ennesima conferma del Regno d'Italia, quello a 484 euro. 100 francobolli, 99 valori signori, 99 valori, mi fai rivedere un attimo, ecco questo benissimo, mi fai rivedere un attimo il regno anche, cioè tutti quei 99 francobolli, magari non ci staremo più di qualche minuto, però andiamo un attimo a rivederli, perché è una proposta che mi sembra veramente non, non debba sfuggire, ecco li stiamo sfogliando assieme, ma questo è l'album, Due album vi diamo con fogli d'album, eccolo qui, all'interno troverete le pagine d'album, ecco qua stiamo sfogliando, stiamo vedendo la Croce Rossa, eh? quella serie della, della prima guerra mondiale 1915, importante e indispensabile. All'interno di questo album troviamo appunto, che vi offriremo, vi diamo due, perché se decidete di fare la collezione del Regno Classico e del Regno Moderno, due saranno più agevoli, tutto ciò che ho tra le mie mani, serie comprese, è nell'offerta dei 484 euro di riferimento, ma solo dopo che li avreste visti di persona, eh? soltanto dopo averle apprezzati di persona, portandoli noi dove voi ci indicate, a casa vostra e non solo, e con le diverse serie chiaramente per poterle apprezzare. Adesso stanno scorrendo i 99 francobolli nelle diverse serie come l'imperiale in questo caso che stiamo esattamente vedendo adesso a schermo pieno, a schermo intero. E strumento indispensabile l'album, strumento indispensabile il in catalogo. E quindi non voglio però lasciarvi senza questi 99 valori a 484 euro. C'è una serie ancora prima di arrivare ai due capitoli e facciamo un passo ulteriore nell'alto collezionismo, signori, esattamente nell'alto collezionismo. Si celebrano quest'anno sia la vittoria della Prima Guerra Mondiale, eh, e la fine anche della Prima Guerra Mondiale, quel dramma con milioni di vittime, ma l'Italia non era la stessa di adesso. Ricordiamo che il Friuli Venezia Giulia, la Venezia Tridentina eh, appartenevano all'Austria. Sarà nel 1918 che diven non sto parlando del Lombardo Vento, sto parlando di quelle terre eredente eh, a cui si fece riferimento anche in letteratura. E di cento anni fa, e guardate nello stato di conservazione, questa serie, questa serie che non abbiamo presentato da anni, signori. Sì, questa, andiamo a sfumare, il regno lo lasciamo, cioè questa, questi 99 valori li lasciamo come conferma al centralino, quindi potete chiederla. Ma questa Venezia Tridentina, dove ritroviamo un floreale, troviamo i Michetti e Leoni, troviamo i francobolli del regno che vennero emessi in un numero abbastanza importante, ma che vennero sovrastampati in quantità ridotte per ottemperare il prima possibile a quei luoghi che passarono di mano al termine della Prima Guerra Mondiale. Quindi vediamo la cosiddetta, anzi la citata, Venezia Tridentina. 9 valori non linguellati, 40% di qualità. Siamo nel 1918, come già indicato, esattamente 100 anni fa, a 1200 euro. Serie importante. 9 valori. Proposta numero 11. Eccola, mille, una sola chiamata rigorosamente. Ed è dopo potervi mostrare... I, scusate, i quattro valori più alti ed è dopo potervi mostrare, dopo che avremo visto tutta la serie nel dettaglio. Che cartina è quella Paola? Sembra quella delle, delle tovaglie. Ah, venezia, ah, sembrava quella delle specialità gastronomiche. <ride> cioè, eh, trenti... <ride> per carità va bene, vista un po' lontana. Quindi... Quella... qui ci sono i casoncelli, caso la polenta, qui c'è... Eh, sembrava un po' quella delle specialità economiche, dei ristoranti... Allora, <ride> non avevi ragione, scusa. Questa invece è un altro tipo di cartina, no? questo, è il... questo è il certificato di qualità Bolaffi. Vedete Italia, Venezia e Trentina, 1918, Franco Italia sovrastampati, così defini, vengono definiti, ovviamente con Michetti, Leoni, ehm, con Floreale, diversi. Po, quelle che venivano chiamate un po' le rimanenze di magazzino, eh? ma eh, perché ne vennero fatti tanti, allora vennero riutilizzati in questo contesto, avendo però nuova, importante. So, qui la fotografia è un po' scura, forse non risulterà bene attraverso il teleschermo ma c'è la fotografia dei quattro valori eh, più importanti nel, nell'insieme della, della nostra proposta. Quindi abbiamo visto una lira, i 45 centesimi, i 40 e i 50 centesimi, quelli nella fotografia della proposta. Che ricordiamo, si pone a 1200 euro. 1200 euro. E poi arriviamo all'imperdibile, signori. Ma anche questi non vanno e non devono. Grazie. Allora, attenzione: comunichiamo una sola possibilità sul decennale. Quindi, il decennale che vi abbiamo proposto a numero 15. Sempre perché avevamo tre decennali al 60% di qualità, 4,35% non cambiava il prezzo, l'unica cosa che non posso garantire è il bordo foglio, può darsi esista su un altro francobollo della serie che voi scegliete, decennale, ma non è detto che sia esattamente il bordo foglio dei due valori che abbiamo visto, eh? I, i due valori sono quelli che vedete al centro sulla destra, nella fila proprio centrale orizzontale, vedete quel bordo foglio che si estende, eccoli qua ben inquadrati. Capitolo importante, ancora da, da apprezzare, mentre vediamo, scorriamo ancora col decennale per chi si fosse messo all'ascolto tardi. Sempre, e questo però va aggiunto, quindi è un capitolo che eh, non è presente nel momento in cui scegliete eh, l'importante base del Regno d'Italia e, e consta di due pagine, eh? due pagine, una serie ampia di francobolli ma con una funzione molto molto particolare, sì. Sì. si chiama posta militare eh? eh MP Militar Police, PM Posta Militare. Siamo verso la fine del Regno d'Italia, capitolo che aggiunge, quando vedete questa forma così, è quella appunto specifica dei nostri album, ma chiaramente state pagando non le due pagine che vi daremo, ma i francobolli, a condizioni, io li considero anche particolari. Sul eh, retro abbiamo l'indicazione di cosa significa la serie posta militare e andiamo a vedere un insieme di imperiale, di, eh, di posta aerea che formano nella totalità quei francobolli, luogotenenza, perché luogotenenza? Dal, dopo l'armistizio, nel 1943, non chiaramente nel 1942 ovviamente che dire ancora regno, nel 43 tutto ciò che è regno diventerà luogotenenza per il centro-sud d'Italia, diventerà eh, luogotenenza, il re abdica, Vittorio Maria III abdica a favore del figlio, ma il figlio viene considerato luogotenente, cioè eh, non è nominato re a tutti gli effetti, oppure Repubblica sociale italiana nel nord Italia, queste sono le due eh, differenze, quindi il Regno chiuderà anche se la lungotenenza è perfettamente ancora nell'ambito del Regno, quindi accettatissima questa scelta. Posta militare, allora andiamo in sintesi, intanto vi do il prezzo, attenzione. Il prezzo e la richiesta di posta militare è di 75 euro con 20 valori. La serie completa di 20 valori, posta ordinaria, posta aerea, espresso ed espresso. Ho 5 chiamate, non una di più, non una di più. Perché il prezzo è bloccato a 75 euro. Attenzione, 75 euro. La proposta numero 6 che stiamo osservando sono diversi francobolli, l'abbiamo detto, la posta aerea, diversi, molti dell'imperiale, dell ma sovrastampati posta militare. Andiamo a chiarire un po', avete presente le colonie? Ma attenzione, nel 1943 quel termine andrà a morire, le colonie passeranno in mani inglesi, in mani francesi. Allora, i soldati stanziati in Albania in Grecia, Jugoslavia eh, dovevano utilizzare dei francobolli particolari, allora prendevano i normali francobolli italiani pagandoli in moneta locale, nulla di illecito, ma l'erario ne subiva un danno. Allora, per far fronte a questa piccola escamotage, vengono dotati questi francobolli per farli utilizzare i soldati. Hm, quindi dalla sigla PM, sovrastampati PM posta militare quindi i reparti sui diversi fronti, più o meno allo sbando in effetti ebbero disponibili questi 20 valori grazie, grazie questi 20 valori, 13 di posta ordinaria 5 di posta aerea e un espresso e un aereo espresso con questi PM sulla serie imperiale Attenzione, dopo l'8 settembre del 43, Regio Esercito allo sbando e anche così servizio postale, questi francobolli già sovrastampati vennero comunque posti in vendita in Italia per sopperire alla scarsità di francobolli disponibili. Quindi, vennero usati anche in Italia dalla normale posta civile. Magari qualcuno li ricorderà, dice: Guarda, ero fanciullo, me ne ricordo, oppure ero. Uh, mi ricordo mio padre mio nonno che eh, una, una lettera ricevuta aveva questa me ricordo, adesso mi è chiaro il perché vennero utilizzati fino al 1945 signori a 70 no certo le due pagine d'album il capitolo stesso tutti e 20 valori a 75 euro 5 chiamate anzi 4 disponibili conto alla rovescia Cinque chiamate, anzi quattro disponibili. Uh, Confermata Signor Francesco. Grazie, anzi tre disponibili allora. Tre chiamate soltanto. Tre uniche possibilità. E li vediamo ancora una volta tutti nel loro insieme. E li andiamo a apprezzare tutti nel Oh loro... uh, mamma mia, ancora Regno. Va bene, oh, visitan... mi fa piacere. Signori, ma aggiungano questa serie al Regno d'Italia che state scegliendo adesso. La aggiungano questa serie. Ecco qui Italia posta aerea. Ecco l'espresso posta militare. Allora la sovrastampa, signori, Cosa rende fa diminuire sensibilmente sensibilmente il numero di esemplari disponibili perché si presero alcune serie, appunto, dell'imperiale della posta aerea e vennero sovrastampate. E pensate che questo capitolo, anche se consta di 20 valori, un intero capitolo e eh, di poche pagine, di due pagine, in realtà ha una sua importanza, ha il suo la sua specifica segnalazione. proprio nell'ambito sempre del nostro catalogo. Vedete, 1943 è l'anno. Eccolo qua, lo andiamo a vedere. 1943 è l'anno. Posta militare, quindi ricordiamo ancora il nostro catalogo sovrastampati PM validità tollerati vedete tollerati sino al 16 luglio 46 la dentellatura 14 il tipo di stampa scendiamo li vediamo li ritroviamo allora due chiamate sole vero Cristina sono rimaste vediamo anche da questo lato poi ne vediamo le qualità espresse, ne vediamo le percentuali, ne vediamo le, eccoli qua, vediamo anche la, ehm, le somme, dipende ovviamente dal fatto che si è in quello, ma c'è una leggenda ovviamente che va a spiegare perfettamente questa che è la realtà espressa legata a questa posta militare che già di per sé cioè, ha una totalità. Non è che dice me ne manca poi uno, no, la completate già in questo modo. Cioè in questo modo centrate perfettamente la scelta. Eh? Quindi è bello poter avere i cataloghi ma avere anche il francobolli da poter studiare. Questo è bello, questo è importante. Eh? Attenzione abbiamo solo più due chiamate. Guardate quei 75 euro signori che noi rispettiamo nella filatelia. Nella filatelia signori, Cosa accade? Accade che anche i 15, 20, 50, 75 euro, i 100 euro hanno dignità. Non è che tu devi costare migliaia di euro, certo, anche, ci sono anche prezzi di quel genere. Un'altra conferma, signor Rinaldo, che ritirerà nel negozio. Rinaldo, che ci segue tanto, vero Rinaldo? Un saluto, caro Rinaldo, grazie. Allora, siamo, pari di posta militare, vero? Allora, siamo rimasti a uno. Una sola chiamata. Facciamo ancora un, un, un suggerimento, signori. Andate ad esempio al nostro negozio di Milano, quindi andate a ritirare, approfittate dell'offerta, però dovete confermarla qui, di 15 euro, perché se ritirate voi eh, non risparmiamo le spese postali. Eh, Chiedano i due, eh, i due, però chiedeteli adesso perché anziché 20, se ritirate voi nei nostri negozi, confermando in televisione, per tutti e due sono 15 euro. 75 se già non avete scelto i due cataloghi, ma sono freschi di stampa. 75 più eh, 15, un bel, 90, eh, un bel 90, e avete questa documentazione. Suggerimento, poi ovviamente, eh, non è che dicevo: Ma io il catalogo dell'anno scorso lo devo gettare. No, tenete anche quello. È anche importante, eh? non è che passa di moda i francobolli. Quelli sono. Ci può essere un leggero aggiornamento sui prezzi o meno, ma eh, quelli sono. Solo che quest'anno ne avete due: Repubblica, Regno d'Italia. Chiaramente, antichi stati eh, o Italia, periodo antico. Allora, una sola chiamata per la luogotenenza. Andiamo avanti. E lo so che stasera siete un po' più un ottambulini. Eh? Siete un po' più un ottambulini stasera. Eh, esattamente, esattamente. Adesso comincia la trasmissione, adesso comincia la trasmissione signori. Qui abbiamo il nostro cappello delle colonie che teniamo sempre ben pronto, eh? sempre australiane che teniamo sempre ben pronto per... Dove l'hai preso questo Cristina? Serve anche a me con la pioggia, bello, dove l'hai preso? Scusa, io so, io so. Dai, vediamolo ancora una, un'ultima chiamata signori, un'ultima chiamata. No, ma non... non vi metto fretta, siete voi ad averla però per non perderla. Invece, importante, altro importante capitolo, altro non invece, altro importante capitolo, e stasera andiamo veramente a toccare un po' le diverse percezioni legate al Regno d'Italia: è quella posta pneumatica che apre ulteriore informazione dopo la posta militare ulteriore possibilità dopo la posta militare che è esattamente uno strumento utilizzato e chi, chi può dirlo che non sarà ancora attuale, le pagine sono offerte insieme alle nostre, eh, alle nostre, ai francobolli, quindi capitolo posta pneumatica, sempre Regno d'Italia, arriviamo fino al 1945. Vi saranno, saranno quei sistemi per comunicare attraverso dei bussolotti. Di sicuro il nostro Paolo troverà l'immagine. Che venivano inseriti un po' come ai tempi della guerra fredda e andavano da un palazzo all'altro. C'era una specie di. adesso si parla di fibra, no? C'è la fibra adesso. E un, un tempo c'erano questi tubi che correvano a quanto non so, a quelli dell'acqua. quelli, cioè Erano dei tubi che collegavano uno spazio, un luogo dall'altro, degli uffici ovviamente governativi in diverse parti della città. Tantissimi stati li utilizzarono, c'è chi addirittura ha profetizzato che in caso di una guerra non fatta magari con le bombe ma fatta con i computer, hacker eh, che attaccano i sistemi centrali, come si potrà usare, alla fine la posta automatica sarà quella che avrà valore. Bravissimo, ma che bello, ecco qua, che mostrano come funzionava, vedete? Grazie per il contributo che ci giunge alla Inter. Quindi è una bella spiegazione, quella, molto bella. Potremmo ospitare signori che. Allora, eh, no, benissimo: posta pneumatica, andiamo a vederla. Tanti stati la utilizzarono, e può darsi che, ecco qua, si affrancava con i, michetti, con i leoni, tipo leoni, vedete. L'esordio fu Londra, 1863. Corrispondenza in ambito urbano, ovviamente contenitori metallici spinti da aria compressa in tubi sotterranei dedicati. Nel 66 Parigi, fino all'84, dal 1866 al 1984, Parigi, poi Berlino, così Vienna, così Praga, che lo utilizzò fino al 2002 e venne bloccato in seguito alla famosa alluvione di Praga. Stati Uniti, Italia. La rete pneumatica era a Roma, a Milano e a Napoli. Ma l'Italia fu la prima e l'unica nazione a emettere francobolli per questo particolare servizio. Ecco perché le collezioni italiane francobolli sono i più esaurienti, tra i più esaurienti al mondo. Perché in Italia ci siamo inventati anche Francobollo se c'era da mandarlo per, eh, non so, attraverso eh, la posta e, eh, equestre. Faccio un esempio, eh, banalizzo. Ma non, ma non lo dico in senso riduttivo. Lo dico nel senso di ricchezza dedicata e se volete anche un po' burocraticamente parlando. Eh, fa un po' parte di quegli eccessi eh, di perfezionismo italiano chiamiamoli così perfezionismo, però attenzione, questa è una bella collezione, è una collezione importante, li vediamo, ve lo, ve lo abbrevio, l'avete visto già più volte, vi sono diverse eh, emissioni eh, del, dedicate proprio, non è sovrastampa, ma vedete proprio posta pneumatica. Eh, diversi anni perché cambiarono anche i valori vennero sovrastampati poi vennero nel 25 vennero nuovamente emessi con valori differenti ci sono sottili differenze qui si va molto nello specialistico ma è bello che eh, questa è una caratteristica della filatelia 490 euro, tutte e 8 le serie, 18 valori totali non linguellati. 490 euro, signori. Sono 20, ma questi 20, scusate, 18 valori, scusate. Questi 18 valori compongono 8 serie. Vedete, le serie sono da 2, da 4, da 1. La serie ha una stessa emissione, una tipologia, una variabilità data da valori e da colori. Ma la serie è quando si ha la stessa emissione di ciclo, invece sono emissioni magari contemporanee ma in luoghi differenti. Pensiamo ad esempio alle diverse colonie. Ho solo tre chiamate in questo caso. Mi piacerebbe questa sera, siete lì vicino, non è ancora accaduto che chi ha scelto il Regno andasse a vedere ancora la posta militare, non so se è accaduto. Scegliesse anche questo capitolo: la posta diplomatica, cioè andasse, la decennale, andasse subito a rinvigorire ulteriormente quella serie 99 valori già di per sé molto, molto importanti. Bellissimi, mi rilassano a me questi. Mi rilassano. Allora, il signore Ernesto che aveva confermato il regno, conferma anche la posta diplomatica. Eh, Molto bene. Signore Ernesto, allora, se non ha scelto, perché mi è sfuggito le diverse conferme, se non ha scelto posta militare, la tenga presente, eh? Eh, ce n'è ancora uno, però mi sapranno dire dal centralino. Eh? Mi sapranno dire dal centralino. Ecco qua sempre tipo Leoni, Leoni, Nestore Leoni, il pittore che rappresentò, e eh, poi anche bozzettista dei francobolli, come si chiamano Leoni. Non ci sono dei leoni rappresentati, ma è Nestore Leoni che dipinse. A guisa quasi numismatica il profilo di Vittorio Emanuele III. bravissimi. Giriamoli così vediamo proprio le differenze. Ecco qua. Guardate gli ultimi, eh, 1933 nuovo tipo e 45 che sarà appunto senza fasci. Perché dal 43 in poi, 44, anzi, al 43 in poi con in, in In vigore dal 1944 i fasci non ci saranno più. Aspetta che dovrò un attimo perché se no adrizzo la pagina, se no, Eccoli qua. Posta pneumatica, Galileo Galilei. E beh, non poteva che diciamo, la tecnica e la scienza vivere attraverso l'effigie della posta pneumatica. Viene lasciato eh, nel caso appunto di... Ehm, cioè si va ai la serie Dante, si va agli uomini illusi ma si va alla serie Dante... Eh, senza fasci, però, per quanto concerne la posta nommatica, serie Dante che non riguardava soltanto Dante Alighieri, ma riguardava uomini illustri della scienza, della letteratura, che eh, adesso troviamo su, questa, su queste otto serie di 18 valori non linguellati da posta nommatica a 490 euro. Posso, mentre teniamo ancora l'immagine, va bene? È possibile? Benissimo, teniamo ancora questa immagine. Ho due disponibilità ancora. Soltanto due, cari signori, soltanto due. E visto che abbiamo accennato a Colonie, andiamo alle rarità, perché questa sera è una serata che va spazia indubbiamente su tante realtà diverse, Ma sempre contestualizzate nella giusta collezione filatelica. Allora, siccome questa serie il, il nostro il dottor Martignone me l'ha chiesta proprio ieri dicendo Alessandro Volentieri, se, se dovesse rimanere, eh, se dovesse rimanere, mi segni segni il mio nome sulla, sulla serie perché eh, o a chi poterla proporre, ma precedenza all'ambito televisivo e mi fa immenso piacere. Quindi, adesso non esiste. Io ho diverse proposte ancora. Spero di riuscire a presentarvele tutte perché il tempo è fuggito e il tempo vola. Mancano 57 minuti circa al termine della trasmissione, e tanto è poco. Nello stesso tempo, eh? tanto no, è poco. Allora attenzione, ne vennero. Aspetta Paolo, frena la tua giovanile erruenza. Viene ancora sul sottoscritto. Ne vennero emessi 750, formano un ciclo, ma c'è un francobollo per ogni tipologia. È il famoso servizio di stato che ha una mutazione di colore rispetto. Alla, uh, a quella che la posta che celebra in Italia, attenzione, il uh, compleanno, i 65 anni, Vittorio Immanio III e il famoso volo Roma-Mogadiscio, perché il re andrà in visita a Roma. Um, esattamente a, a Mogadiscio, uh, andrà in visita in Somalia, andrà in visita nelle colonie. Quindi si celebrò con un'emissione particolare anche per fargli gli auguri. Eh, questa, eh, questo evento. In realtà, una nave che inseguiva o che doveva percorrere lo stesso tragitto del re diventava tardi per il suo compleanno, porto di Massawa porto di Mogadiscio, Tobruk. In origine, diverse tappe. No? Allora si, si allestisce un, ehm, un volo, appunto il famoso volo Romano-Mogadiscio, che darà origine a tutte queste interessanti tirature. Ci sarà il servizio di Stato, qualcuno ricorderà la coroncina con porpora dorata e vi sarà poi l'emissione delle colonie dove la coroncina servizio di Stato sarà di colore nero. 750 esemplari, 100 circa saranno affrancati su buste, quindi 650 conosciuti in questo Stato, in questa condizione, privi dell'annullo del viaggio, quindi a condizione comunque migliore. Non parlo delle buste annullate, parlo dell'annullo del viaggio. E il viaggio di andata perché poi sul viaggio di ritorno ci saranno diversi problemi, eh, l'aereo nel momento in cui parte, non l'aereo presidenziale ovviamente, ritornerà in altra via, ma si bucherà una gomma letteralmente, quindi ci saranno problemi di tempistiche. Quindi il volo è Roma-Mogadiscio, la coroncina nera, servizio di Stato Colonie, le colonie sono quattro in questo caso come missione. Se ne, se ne conobbero in questo stato 650, 650, non 6500. Quanti sono andati dispersi, danneggiati, eccetera? Quindi è una grande, importante rarità. E la scritta rarità compare in alto per presentare queste, eh, questo ciclo di quattro valori. Che noi, rarità, top lot, capolavoro. Mi piace capolavoro. Mi piace, no. perché non è un prezzo costosissimo, è un prezzo importante ma non è costosissimo, quindi lasciamo l'identità capolavoro o rarità, lasciamo capolavoro che va bene comunque. Andiamo adesso a vederli uno per uno, il disegnatore di cui si conosce il nome, il pittore riuscì velocemente ad approntare questo, a cosa servivano? Servivano a far arrivare anche corrispondenza, cartoline, e auguri in questo caso di figure altolocate perché servizio di Stato eh, amministrazione altolocate all'imperatore quando giungeva a Mogadiscio quindi bisognava essere veloci arrivare per tempo non si fanno in ritardo gli auguri nemmeno troppo prima troppo presto nemmeno prima non troppo prima, eh? troppo prima. a quest'ora quando raggiungo il numero di ore settimanali soprattutto allora, troppo prima, troppo tardi. Allora, andiamo a vederli, andiamo a vederli, poi vi do subito la richiesta. Benissimo. Non chiamino domani, signori, domani è tardi, domani è tardi. Dall'alto verso il basso, con calma, senza fretta, il prezzo che vi indicherò riguarda tutto il ciclo: tutti e quattro. Beh, se qui dico valori, beh, possiamo utilizzarlo, ma in realtà valori quando c'è differenza di valore. Tutti e quattro i francobolli, tutte e quattro le colonie che sono Cirenaica, Eritrea. Somalia e Tripolitania. Vediamoli. Noteremo, è ecco, più importante, un po' come accade per Balbo, no? i servizi di Stato furono, erano le, la corrispondenza che avevano disponibile, ad esempio, i sindaci eh, italiani per comunicare con quelli americani o le autorità con le ambasciate. Ecco qua, questa è la coroncina. Servizio di Stato che nelle colonie ha il colore, diciamo, nero e non la porporina d'oro che troviamo invece in quella Italia. Reggio poste coloniali, su tutti e quattro il ritratto del re, il valore, come vedete, di 25 più 2, eh, più valore aggiunto di 2, e l'ire, chiaramente, e siamo nel 1934. Il novembre perché compiva gli anni nel novembre del 34. Allora signori, servizio di Stato, proposta numero 17, 70% di qualità. 14.700 euro la proposta numero 17. rigorosamente una chiamata soltanto qua signori facciano i loro conti scusami no devo raddrizzarlo questo quindi se hai fermo immagine me lo dai su questo devo un attimo raddrizzarlo perché non esiste eh, ecco grazie fermo immagine, di, di, perché non esiste mostrare anche se non c'è nessun tipo di danneggiamento ma voglio che li vediate bene e che la vostra il vostro occhio no sì. Il vostro occhio non vi crei delle asimmetrie che possono distrarre la vostra pupilla? Non c'è rischio, invece, con non è distratta la pupilla della nostra Cristina, che sta continuando a segnare le conferme che giungono anche attraverso WhatsApp sui cataloghi. Eh, lo so che lo sappiamo che ti impegniamo in questo. Diverse le, le posture sempre molto autorevoli, eh? il re numismatico non poteva che essere rappresentato anche su questo, eh, con queste effigie sulle poste coloniali di Somalia, cioè, regge poste coloniali con Somalia o Tripolitania, le vedute dei diversi paesaggi relativi a queste regioni, a questi luoghi una sola conferma, signori, è più facile confermare questa serie, attenzione non sto scherzando con i denari o simili, ma nemmeno con i valori che questi rappresentano, è più facile trovare collezionista su questo ciclo che non magari su una prima base eh, serie del Regno. Non perché qua ce n'è uno e di là ne abbiamo alcuni in più ma perché un collezionista probabilmente questa serie non la possiede questo ciclo non la possiede questi quattro francobolli non li possiede infatti ripeto, la vostra riflessione attenzione signori, il martedì il martedì e il giovedì filateri non è che il martedì ci sono più cose e il giovedì, no 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 sono adeguati quando giungono a noi, quando riusciamo a intercettare certe scelte. E quindi mi attardo su questa scelta perché è molto importante. È molto importante. E allora voglio attardarmi proprio in questo. Mi sono permesso anche di dare, fare dei nomi, parlo ovviamente del nostro staff, eh, perché viviate la realtà di come il mondo filatelico si esprime, di come il collezionismo di Franco Bolli eh, lavora. Io stavo pensando, guardate, proprio in questo riferimento, Proprio in questo riferimento stavo pensando ad alcuni che sono sempre molto presenti. Parlo al plurale, plura, plurale e maestatis il martedì: e che il giovedì dicono, Ma ci saranno cose anche per me? Sì, cose anche per voi c'erano e avete saputo cogliere. E mi complimento, eh, e mi complimento per questa specifica scelta perché in tutta la Bolaffi da tempo mancava, è giunta e l'anteprima l'avete avuta adesso. L'anteprima è stata centrata adesso, l'anteprima non è più disponibile, cioè l'anteprima, eh, l'unico ciclo è stato adesso acquisito. È un'acquisizione molto importante, giusta, giustissima, e anche a livello di documentazione. Va a rappresentare veramente il fiore all'occhiello quel servizio di Stato della Roma Mogadiscio perché mette insieme, attenzione, sia e ne parlavo, ci siamo presi proprio un po' di minuti, lo faccio anche con la numismatica. Allora il mio ufficio eh, e anche quello di Erika, la nostra postazione che è un po' giornalistica perché non ha porte chiuse, al limite le chiudono gli altri attorno a noi. Eh, hanno da una parte eh, Lorenzo, dall'altra Massimiliano quando è a Torino, eh, parlo a chi conosce, quindi responsabile numismatico, responsabile dei nostri negozi e dall'altro lato c'è eh, il dottor Martignone, quindi siamo, siamo equidistanti. Io passo un po' di tempo con uno, un po' di tempo con l'altro a parlare di numismatica e di filatelia. Ecco, mi faceva giustamente notare proprio il dottor Martignone come questa serie vada, anzi questo ciclo di quattro diversi luoghi vada a coprire sia le colonie, ma non solo, perché è vero nasce per le colonie, ma non solo perché la spinta è quella della Roma Mogadiscio, sia anche il volo aereo. Anche quello, volo Roma Mogadiscio, ma abbia una totalità interpretativa di grande caratura, di grande caratura. Quindi mi prendo questo tempo non per cercare adesso di piazzarvi ad ogni costo un altro francobollo ma perché rimanga il segno, perché vengano ricordati questi francobolli, perché fanno parte della conoscenza della cultura personale. E a me dispiace molto che il nostro regista Paolo, mentre io ne parlo, non li possa presentare accanto a me, perché è più bello se io vi parlo con accanto i quattro francobolli. È vero? Cioè, se il soggetto di cui io parlo è presente, e siccome abbiamo il modo. Possiamo dividere il vostro televisore in due, non spaccarlo, ma dividerlo in due. Io posso parlare con i francobolli accanto, che magari vi starà, ovviamente sono quattro un po' meno visibili. Questo mi piace di più, quindi ringrazio la regia. Non è, non è una colpa. È una, è, quando si parla di qualcosa è bello che sia presente, che sia accanto a noi, anche se non potete più confermarlo. Perché mi complimento per la scelta, è stato colto al volo, letteralmente colto al volo. Ovviamente, nemmeno a dirlo, nemmeno a dirlo, la documentazione e la bellezza di un 70% di qualità, il rosso mattone così chiamato. a Bravo! Ecco, teniamo il do la doppia immagine, ma anche la fotografia. Allora attenzione, andiamo a segnalare la rarità, vedete? Lo Vado a specificare non linguellato, tracce linguella, tracce linguella, non linguellato, eppure lì insieme, ovviamente si tiene conto di tutto questo aspetto. L'importanza anche del francobollo con tracce linguella, perché in, sono, sono rarissimi, rarissimi. Ricordino: 650-750 totali, circa 100 buste per ognuno utilizzate come affrancatura, quindi 650 esemplari in queste condizioni e non certo tutti disponibili oggi, quanti saranno andati dispersi e rovinati e quale qualità di questi, il 70%. Il 70%, pazzesco. Restiamo sempre nell'ambito delle rarità. Allora, guardate, vi, vi devo svelare un tempo, esisteva il presentatore cosiddetto, conduttore, eh? termine, non so, più faccio questo lavoro e più mi diventa difficile, divulgatore, venditore, diventa difficile. Quando poi si danno troppi termini alla fine non ce n'è uno giusto e centrato. Un tempo si presentava, c'è cioè questo, venduto, compro, no, non vendo, invenduto, eccetera, così, no? in modo freddo, impersonale, i tempi sono cambiati. Ed è bello potervi svelare attraverso la nostra, il nostro, chiamiamolo anche negozio, per carità, televisivo, quello che accade quotidianamente da noi. Un tempo ci si presentava, eh, la trasmissione è questa, va bene, conosco il prodotto e via, ci si vedeva poi il giorno dopo quando c'era la successiva trasmissione. Oggi si vive all'interno dell'azienda, si vive e si conoscono le diverse realtà, ciò che arriva e ciò che non arriva. Se io vi posso dire, e ve lo posso, guarda, non si giura, no? Però ve lo posso assicurare che le parole che abbiamo scambiato io e il dottor Martignoni sono proprio state relative a questo. O le parole con Lorenzo quando si parla di una moneta particolare, non so, Stocca Amadeus. Non c'è più bisogno. In televisione vince la sincerità. Non servono gli attori. Io non so fare l'attore. Vince la sincerità. Quindi voglio che si viva. Gli avvenimenti per quello che sono, poi sono avvenimenti che invece non, non hanno nessun vissuto se non la bellezza di ciò che può essere scelto, va benissimo. Non è che c'è un aneddoto per ogni cosa, c'è una storia importante per ogni storia di Francobolli, non è che ogni, ogni, ogni evento dice questo, ah guarda, questo ne ho solo uno. No, il Regno, se chiamate, ce n'è ancora disponibili. Eh, il il Francobollo stasera, quello da 75 euro. La posta militare non è uno solo e domani chiamate, non vi diciamo guardate sì, in effetti c'è un altro, no, quando arriverà e quei prezzi? RSI che vi ho suggerito e vi abbiamo suggerito, eh, Repubblica Sociale Italiana, che vi abbiamo dato la prima e la seconda parte con l'album per chi era all'ascolto, per chi l'ha scelto, è aumentata, è aumentata, quando la ripresenteremo vedrete dei prezzi diversi, è aumentata rispetto a cinque mesi fa. Cosa significa questo? Beh, fa, significa ulteriore rarità, sempre nell'ambito di un prezzo possibile. Grazie Paolo. Eh, adesso escludiamo pure, se no poi arrivano le altre, sento messaggi Whatsapp che arrivano, la serie non è più disponibile, il ciclo, il ciclo non è più disponibile, lo andiamo subito a mettere diciamo, da parte. Vi faccio vedere l'annotazione che dava uno storico sulla, sui provvisori. Dice, se scegliete, Vaticano, o se, no, diceva, se scegliete Vaticano o se non scegliete Vaticano e collezionate tutt'altre cose dal punto di vista filatelico, prendete un'unica serie del Vaticano. Come per il Penny Black, no? Che un'unica serie ci deve essere se voi non siete collezionisti del Vaticano? La provvisoria. L'unica serie del Vaticano che vale la pena scegliere se non ne siete collezionisti. E io riferisco, non vi dico la citazione, perché mi sfugge adesso il nome e cognome esatto, ma è una citazione interessante. La andiamo a vedere, la provvisoria è qui e non è certamente provvisorio il suo valore effettivo e apprezzato, si chiama provvisoria perché ebbe ovviamente un particolare trattamento con sovrastampa, guardate, belli schierati, sono tutti e sei i valori, del 1934, 1934, signori, 68, Percento di qualità. Li andiamo a osservare uno per uno. pontificato di Pio XI, Dice nulla signori la conciliazione? I patti lateranensi firmati l'11 febbraio del 1929. Non siamo stati attenti, dovevamo portare l'11 febbraio eh, del 29 il vabbè, vabbè, vabbè. Ed è proprio quel momento dove il Vaticano acquisì il diritto di emettere francobolli propri. Posso raddrizzarteli? Io li vedo storti però. Ah, no, era la taschina solo. Ah, va bene, scusa, era la posizione un po' laterale. Posso? Mi dai il fermo immagine totale, ti prego? Grazie. Papa Pio... La famosa conciliazione fu la prima, eh, lo stemma pontificio, le chiavi decussate, il ritratto di più undicesimo. Nel 1934, il 16 giugno, la provvisoria sovrastampata, che viene portata in qualità media del 40%, a differenza di questo enorme 60% di qualità, 20 punti percentuali in più, la vedete? Posso dire bella? Attenzione, i vostri occhi, ma sono convinto, si abituino all'armonia, alla, alla qualità, alla freschezza. Usiamo dei termini giusti, parliamo di freschezza di questa serie. Freschezza. I sei valori, tutti e sei valori, 40 centesimi su 80 carminio, 1,30 lire su 1,25 azzurro, 2,05 lire su 2 lire bruno, 2,55 lire su 2,50 arancio, il 3,05 lire su 5 lire verde, 3,70 su 10 lire oliva. Eh, mi sono dato un po' veloce questo 2,55. Sull'arancio, no, no, ma va benissimo, va benissimo. Li ho citati in successione, ma li stiamo vedendo. Allora, attenzione signori: 3515 per la provvisoria numero 21, la serie di sei valori non linguellati, 60% di qualità. Ripeto, 3515 euro. Una chiamata soltanto. benissimo sempre rimanendo nell'ambito di Pio XI posso, voglio mostrarvi il congresso internazionale di archeologia cristiana siamo nel 1938 beh, eh, in effetti abbiamo parlato del 34 quale momento inerente al 34 visto che col volo Roma-Mogadiscio eravamo nel 1934, quindi c'è una consustanzialità, possiamo dire, della, delle realtà storiche e anche in questo caso vedete che la sovrastampa dei provvisori non va certamente, provvisorio in attesa di, no? Come dire, in attesa di ulteriore eh, emissione che non necessitasse sovrastampa. Vi sono adeguamenti di prezzo anche interessanti perché ad esempio eh, nel caso dell'1.30 su 1.25 azzurro la sovrastampa riguarda un sovrapprezzo, cioè meglio riguarda un aumento della tariffa, ma vi sono anche diminuzioni. Il 3,05 lire su 5 lire, il verde, ecco una diminuzione di tariffa, quindi variabili, adeguamenti, ecco possiamo identificarli come adeguamenti. Andiamo a vedere, ti prego, archeologia cristiana. Bene, una chiamata la teniamo al centralino, 3515. L'importante quarto congresso dove si approfondivano gli studi artistici, storici ovviamente, nell'ambito dell'archeologia cristiana, queste bellissime vedute, queste catacombe, quelle che furono i diversi luoghi tenuta in Roma peraltro, ci porta a questa serie che è relativa alla, sempre a, a P11. Ricordiamo le altre serie, Giardini Medaglione, l'anno santo, la conciliazione. E proprio relativamente alla conciliazione, tra poco andremo a vederla, abbiamo fatto un passo un po' indietro, no? cioè dall'archeologia cristiana provvisoria, conciliazione sarà la prima serie che voglio però assolutamente mostrarvi. Allora, intanto richiesta 155 euro, 60% la qualità, non linguellati sono sei valori. E la proposta numero 22, l'anno lo vedete comparire, per le poste vaticane vedete comparire ovviamente l'anno del, appena lo indicheremo, il 36, numero 22 come riferimento, proposta numero 22. Sto preparando in silenzio quasi la conciliazione. Eh. Poi vi do delle singole proposte che potremmo definire decisamente interessanti. Mi permetto di definirle tali, ma vedrete che lo saranno, indubbiamente lo saranno. Benissimo signori, allora andiamo a vedere. Andi Mamma mia, che, che serie Paolo, ti prego dalla regia. Tieni ben presente queste immagini perché le torneremo a rivedere tra breve. Dopo che avrò la possibilità di mostrare. Quindi partiamo dall'origine, e eh, forse devo partire prima dall'origine. Che attenzione, abbiamo detto la provvisoria, però io mi permetto di aggiungere. Sì, bene la provvisoria fondamentale, ma, ma la conciliazione che è l'origine di tutto, eh, l'origine, eh, la numismatica e la filatelia rimasero bloccate con la presa di Porta Pia. Sarà la conciliazione a riaprire, a riportare il diritto di moneta, di battere moneta, di, di emettere francobolli, cioè si, si ritornerà alla vita come è Stato. Allora andiamo a vedere, questa serie è chiaro che è l'inizio di tutto, no? Io qui tra le mie mani ho il, il, il catalogo eh, Santa Sede San Marino, eh? questo è Santa Sede San Marino, è proprio l'origine di tutto, prima chiaramente lo Stato Pontificio, Franco Boglio Rossali, Santa Sede Stato Pontificio con le prime emissioni, eccoli qua. Scusate, queste sono le pontificate di Pio IX, ma eh, e, eh, abbiamo anche appunto i primi francobolli, ma qui andiamo a vedere subito, scusami, faccio prima perché sennò no, mi, mi fermo io, mi blocco io, andiamo a vedere subito con Pio XI la conciliazione, che è la prima serie assoluta, assoluta. E allora andiamo a centrare la conciliazione, la serie ordinaria, la vediamo, eh, ce l'abbiamo, in alto, chiaramente su questa pagina. Ah, bravo Alberto, sono io che faccio un po' di confusione entrando, buttandomi coi cataloghi, con le pubblicazioni eccetera. dentellatura 14 1 agosto del 29 l'11 febbraio e i Patti Lateranensi e il 1 agosto la prima serie, appunto, la conciliazione. Attenzione, signori, c'è conciliazione e conciliazione, perché qui abbiamo un 70% di qualità, 70% di qualità, abbiamo il 1929 chiaramente romano, sono i 15 valori non linguellati a 270 euro. Esattamente a 270 euro. Aspetta. No, questo mi serve ancora. Vediamone uno per uno. Sì, esattamente. Grazie. No, no, è una chiamata, una chiamata anche in questo caso, pronto che abbiamo da vedere ancora perché attenzione, eh, abbiamo visto i valori quelli di posta ordinaria, la serie cosiddetta ordinaria, ma eh, gli espressi della conciliazione non devono ovviamente mancare, quindi tutti e 15 i valori sono presenti. Ricordo non inguellati, bella qualità 70%, prezzo assolutamente accessibile. Se mi permettete, 270 euro. Non per parlare di chissà, fare chissà quali conti, ma, ma di giusta e ottima possibilità. Adesso vi faccio vedere un passaggio tra breve, anche veloce per carità, ma tra breve. Andiamo per tempo. Prendiamoci il tempo necessario, perché voglio incuriosirvi in modo differente, una carrellata però accompagnata dalla mia voce e dai prezzi di francobolli sui quali ognuno merita non solo la scelta ma merita di grande attrazione. Quindi potremmo definirli un po' francobolli iconici e eh, della nostra eh, molto rappresentativi. Quindi eh, per alcuni saranno novità, per altri sicuramente invece le, le certezze, parlo di Gronchi Rosa, parlo del 770, parlo, parlo che li vedremo di persona tra breve, eh, faremo proprio una carellata in tal senso. Però attenzione, eh, siamo sulla conciliazione, rivediamo la serie conciliazione così partiamo veramente dal 1929, andiamo a indicarne. La, ehm, ancora la, la, ne diamo ancora la visione, bordofoglio. Questi sono i Francobolli e questi riceverete quindi dove trovate il bordofoglio sono esattamente questa serie. Poi passiamo un attimo, rivediamo un attimo l'archeologia cristiana. I sei valori proposta numero 22 a 155 euro. E l'importante provvisoria. Eccola. Eccola, signori. 3515, 60% di qualità. 60% di qualità. Allora, spazio alle vostre richieste, ma anche, come dico spesso, alle mie intenzioni. In quanto andiamo a uh, vedere e gustarci una, una panoramica, una carrellata, uh, vieni, con me. vieni con me. Allora attenzione, da sinistra verso destra, anzi da, da questo da vicino a Più vicino ancora, guardate questi, questi. possiamo definirli capisaldi della filatelia. Così prendiamo confidenza per chi ancora non l'ha oppure ci guarda, ce n'è uno questa sera, posso sceglierlo. Incominciamo. Eccolo qui, uno appresso all'altro. Quindi ti lascio anche il termine un po' di fermo immagine così non creiamo dei problemi di, eh, di orientamento al nostro pubblico. Eh. Un attimo solo perché voglio raddrizzarli. Dimmi te quando siamo in buona posizione. Eh, scusate, mi sta un po' stretto il telefono schermo dopo una settimana. Allora, 770, attenzione, normalmente 770 si muove attorno ai 1100, 1000, a cifre. Qui abbiamo un 50% di qualità, chiaramente c'è una differenza di prezzo rispetto al consueto 70%. È in ottimo stato, 50% di qualità. Vi permette 650 euro. Il numero di eh, riferimento è il 14, e 770 celeste, così chiamato, crociera transatlantica del 1930. Prima crociera transatlantica, no, devo proprio ancora, scusatemi, ma ecco qua. Prima crociera aerea transatlantica, come leggete Roma-Rio de Janeiro, del 1931, eh, viene, interessante perché Vigena viene datato con 1930, ma essendo gennaio del 31, ecco la proiezione sull'anno che poi compare nella leggenda di Francobollo. 7,70 a 650 euro. Chi ha scelto diceva ma io l'ho pagato 1100, 1100, era un 70% di qualità. La qualità crea una differenza matematica che permette di dire che la filatelia è pressoché una scienza esatta, compreso quelle curve che creano delle differenze rispetto alla percentuale, ehm, che non è un calcolo che va su tutte le diverse percentuali, ci sono delle curve diciamo eh, algebriche e matematiche. Ma, tutte quante deducibili. Numero 14, il primo della carrellata inedita, finale, finale solo per motivi di tempo, non certo perché meno importanti, anzi abbiamo ancora il tempo per soffermarci su quello che ci segnalate, approfondire o andare su successiva o precedente richiesta, magari di ciò che avete visto ma che volete ancora uh, rivedere. La seconda proposta di carellata, guardate, uno, ecco questi signori memorizzateli perché sono veramente, uno mi devi però, c'è cioè un riverbero sulla sinistra, lo coprite o facciamo impossibile. Andiamo a vedere secondo, importante anche questo, uno dei più importanti della Repubblica perché è il cavallino, si rifà come immagine al genietto dei cavallini di Sardegna, periodo prefilatelico filatelico del, in Italia. Ed è il mille lire. È fondamentale che sia presente sia la matrice che la figlia, la prima o la seconda parte, di dirsi voglia, in questo caso è più corretto dire prima e seconda parte: quello che andava sul bollettino e quello sulla ricevuta. Devono essere uniti, vicini, insieme, non timbrati, non staccati chiaramente. Quindi, pacchi postali, lire mille. Signori, non siamo nel regno, siamo nel 1954, filigrana ruota non linguellati al 50%. Mille lire non utilizzati erano soldi. Non ci si poteva, ci volevano denari per permettersi, era un lusso. Tenere mille lire anche se nel 54 era un lusso. E... I ricchi potevano farlo, dai diciamolo, ma no, mille lire devo spedire veramente qualcosa di importante a un parente che sta in America eh? e lo devo spedire. Facciamo questo, questo esempio. Quindi siamo a una richiesta di 2975, proposta numero 18. È bello poter parlare di francobolli, anche magari spiegarli se necessario, ma è anche bello poterli vedere e conoscere esattamente il prezzo senza troppo senza troppo tergiversare. Numero 18. Prima vi abbiamo detto, per il Vaticano vi abbiamo detto la provvisoria. Se mi dite tra provvisoria e conciliazione, conciliazione ha un significato fondamentale, ma la provvisoria è il più raro. Se mi dite della Repubblica.. Qualcuno mi dirà, guardate oggi abbiamo i due topolotti della Repubblica, tra i due, poi ci sono anche i naturali che svettano, perché poi vedremo l'altro che costa meno, il famoso Gronchi Rosa, ha meno valore, attenzione non vuol dire non ha valore, ha meno valore del cavallino di questa qualità. Andiamo avanti al successivo. Una chiamata sola per ognuno di questi, eh signori? Una chiamata soltanto per ognuno di questi. Avanti l'altro, avanti un altro. Come non parlarvi del generale Balbo, eh, del volo del generale Balbo, della crociera del decennale, della sovrastampa del valore espresso in dollari 4,50 di terra nuova, di Ufoundland, che emette Franco Bolli, amministrazione eh, di, non dico di totale indipendenza, ma certamente anche a livello postale di questa indipendenza. Uh, the Land of Gold, Labrador e Terranova, uh, posta aerea, vengono annullati 75 centesimi, infatti questa è la, uh, la piena definizione, e sovrastampato Generale Balbo Flight 4,50 dollari, eh, dollari. Per il Generale Balbo Flight, per la eh, crociera Balbo, si definisce dollari 450 su 75 centesimi bistro, bistro e il colore, a 1070 euro Terra Nova, eh, signori con un 40% di qualità. Vi ho detto che avremmo visto dei capolavori, o meglio delle... Sì, capolavoro poi viene usato tanto, ma dei francobolli assolutamente rappresentativi, molto importanti, in questa carrellata inedita finale. Ognuno nel suo genere. Abbiamo parlato di Regno, abbiamo parlato di volo, abbiamo parlato di Repubblica, eh, importantissimo. Abbiamo parlato di Terranova, stiamo parlando di Terranova. E questo è certamente importante. La posta e il cavallino il signor Aldo. Complimenti, complimenti per la scelta, grazie signor Aldo, uh, adeguatissima scelta. Allora il cavallino lo andiamo a escludere, era una chiamata soltanto, mi fa molto piacere anche per posta pneumatica uh, si segnala in questo modo una grande... Um, intuizione anche nella scelta, eh? non si tratta di, 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 di fare sì sono complimenti perché mi fa piacere veramente siano sia l'ascolto sia pubblico anche molto molto preparato e competente. Quindi grazie per la scelta, eh, anche su Vostra pneumatica che in effetti quella poi mostra proprio l'attenzione specifica di un certo periodo storico. Allora, eh, per il General Balbo, anche in questo caso una sola chiamata, non so se vi ho già dato l'indicazione, comunque la do subito, 1070 euro la proposta numero 16. Le condizioni sono, sono, buone, eh, sono buone, il 40% di qualità e decisamente una buona condizione per, eh, il, per il bistro, per il 450 su 75 bistro. Andiamo ancora avanti perché abbiamo, l'abbiamo citato in precedenza, lo vediamo, e il gronchi rosa al 60%, si vede bene? È un bordo foglio, attenzione, un bordofoglio. Quando ho presentato il, il famoso, eh, tra l'altro importante, l'abbiamo già detto, poc'anzi confermato, eh, vi ho detto abbiamo un gronchi rosa ma non arriva al, al prezzo e all'importanza del cavallino con filigrana ruota eh, infatti comunque apprezzabile eh, diventa un pochino più pallido rispetto al cavallino perché è rosa eh, e però è un bel bordofoglio quindi attenzione la richiesta non tiene conto del bordofoglio che dà prestigio ma non va ad aumentare nel prezzo e questo può permettere una scelta dicendo a parità di condizioni, benissimo, l'angolo di foglio, non solo il bordo foglio, l'angolo di foglio, 1530 euro, la proposta numero 19, tutti quanti accompagnati da certificati di qualità bolafi con fotografia, divento ripetitivo molte volte nel dirlo o, o forse nel presentarlo il certificato, eh, quindi andiamo direttamente al soggetto principe che è l'oggetto, il francobollo, ciò che potete acquisire nella sua autenticità. 1530 proposta numero 19. Abbiamo ancora da mostrarvi sempre di questa, diciamo, di questa partita, mi piace chiamarla così, dei, dei, eh, dei francobolli icona del, dei diversi periodi storici, come avete visto non solo Italia, abbiamo parlato anche di Terranova anche se legato al volo di Balbo. Andiamo a vedere, con un prezzo molto contenuto ma attenzione, degno di nota, vi, abbiamo, vi ho presentato in apertura di trasmissione, anzi verso le ore 22, vi ho presentato i Floreali e vi ho presentato l'emissione Venezia Tridentina con i nove valori del 1918. L'altra sovrastampa che riguarda le terre redente era l'emissione Venezia Giulia di cui abbiamo, e possiamo vederlo subito, un espresso, l'espresso dell'emissione Venezia Giulia, non linguellato al 25% di qualità. Attenzione, il prezzo è contenuto, poi dici tutto è variabile, ma consideriamolo contenuto, vista la qualità di questo francobollo, di questo espresso. Perché è un 25%, come i 25 centesimi che esprime l'Espresso. Sovrastampa Venezia Giulia, quindi decisamente abbordabile. La severità dei nostri esperti mh, va benissimo, eh, va benissimo. A mio avviso potrebbe essere anche un 30%, ma è un 25%, e tale giusto sia. La richiesta di 200%. Di 235 euro per la proposta numero 12 tiene conto appunto del 25%. Che non è una qualità elevata, ma è sempre giusto approccio di collezionismo. Non è annullato, dentellatura a posto, leggermente vedete, spostata verso l'alto, no? la parte alta confina un po', è molto vicina. Al, al margine diciamo, del, della vignetta, eh, e questo probabilmente, ma anche forse una conservazione che permette di avere l'espresso emissione Venezia Giulia a condizioni interessanti e comunque valido, ricordiamolo, per il collezionismo. Quindi siamo nell'orientamento di 235 euro eh, sulla numero 12. Allora mi chiedono di rivedere, e lo faccio volentieri. Guarda, avrei detto il gronchi rosa, ma mi fa piacere che mi chiedete invece il balbo. Molto piacere che mi chiedete il volo di balbo eh, con, eh, ah beh, con messaggio, sì. Un saluto carissimo anche a chi ci ha mandato il suo WhatsApp. Allora, so che, allora, la persona che lo vorrà valutare, quindi precedenza e prelazione, in genere mi arriva sempre un po' sul, sul, sul filo della sigla, a chiusura della sigla, eh? Abbiamo diversi telespettatori, bravissimi collezionisti che hanno un pochino anticipato i tempi di conferma e ci fa immenso piacere. Invece la persona che mi sta chiedendo il balbo arriva sempre un po' last minute, ma va bene, ne diamo pre lo vediamo. Sì, dammi pure lo schermo intero ti prego, col, col, no, col, scusami, Franco Bolla schermo intero, è protagonista lui, non io, in questo caso. Ho una sola chiamata. 1070 euro, una, eh, una precisazione dal punto di vista diciamo, di, di, di geografica politica. Allora, il Labrador, sempre accorpato al, eh, al Terranova, è Newfoundland, letteralmente si traduce Terranova. Noi usiamo più la terminologia ispanica Terranova e quella eh, nazione che non ebbe mai una sua e totale indipendenza venne giocata tra Francia, Inghilterra, Stati Uniti quando al termine della guerra mondiale un plebiscito, un referendum votò totalmente l'annessione al Canada in questo momento storico gli uffici postali erano indip cioè, godevano di un'indipendenza di un'amministrazione diciamo autonoma non ricordo se apparteneva ancora all'Inghilterra o al in questo momento storico però noi la conosciamo come Terra Nova perché era, eh, emettevano francobolli in eh, diciamo in propria amministrazione e questo è anche molto interessante fa parte ecco attenzione tra breve noi usciremo con uh, un'importante uh, pubblicazione dedicata al volo quello di balbo è già uscito ma parleremo proprio della storia del volo e allora Attenzione per, perché lo facciamo, perché hanno un gradimento veramente alto, è tutto ciò che è inerente a, a, questo, a questi capitoli anche un po' trasversali nelle diverse nazioni. Quindi mi raccomando, è una giusta scelta ed è eh, bello poter unire anche la varietà di luoghi differenti uniti, scusate, mi ripeto, dal, eh, dal volo del decennale. C'è chi colleziona ad esempio i francobolli e le buste che portano non solo i trittici, ma portano francobolli di altre nazioni. Sapete le tappe: l'Olanda, l'Islanda, eh, e quindi eh, gli Stati Uniti, ovviamente, col volo di ritorno. E c'è un collezionismo molto interessante e anche in ambito internazionale, con francobolli, ad esempio, degli Stati Uniti, su buste che eh, riguardano però il volo del decennale. Allora ehm, sono in chiusura, sono in chiusura, eh, quindi l'invito. I telefoni stanno squillando. Io penso sia il nostro telespettatore che dopo Whatsapp arriva sul filo del rasoio per il balbo. Non lo so, vediamo. Adesso Cristina ha il telefono, non la disturba. Però siamo con i telefoni accesi ancora per qualche minuto. Io vi ringrazio per l'interessante trasmissione che voi avete fatto. Ehm, vi assicuro, ogni volta riuscire a costruire due trasmissioni che siano seguite è, è, è un lavorone, è un lavorone eh? ma, ma non lo faccio per prendermi i meriti, i meriti di tutto quanto lo staff, Erika, tutto quanto, il dottor Martignone che collabora pienamente, Lorenzo. Quindi, della Staff TV e faccio complimenti a loro e anche ai nostri tecnici e a voi perché mettere insieme sei ore di filatelia che valga veramente la pena di essere scelta, che abbia la giusta curiosità con vari prezzi non è facile ma con la vostra presenza il nostro impegno è più leggero ed è eh, il nostro entusiasmo, il vostro entusiasmo è contagioso quindi grazie veramente di queste belle serate domani ci sarà Fabrizio con la numismatica, io sarò comunque qui con la Cristina Niente, avremo qualcosa di interessante, avrà qualcosa di interessante a mostrarvi che si so sta preparando già da oggi. Eh, intanto, una buona notte a voi, signori. Eh, ci vediamo prestissimo, grazie anche per le conferme sui cataloghi. Eh, a domani, per chi vorrà seguire la numismatica Bolaffi eh, in nostra compagnia. Titoli di coda, grazie a Paolo, grazie ad, ehm, ad Alberto e grazie ovviamente a Cristina. Buonanotte ancora, alla prossima.